Ci sediamo, così procediamo all'appello. Lascio la parola alla responsabile dell'ufficio consiglio per procedere all'appello. Grazie Sabè. Grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stellitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Sì, abbiamo il numero legale, possiamo aprire la seduta, c'è un assente giustificato, il consigliere Gugliotta. Allora, gli scrutatori per oggi saranno i consiglieri Rinaldi, Principato e Ciancio. Passiamo poi subito all'esame degli argomenti che sono iscritti all'ordine dei lavori di oggi. E sì. E il primo punto all'ordine dei lavori è l'interrogazione numero 17, non vedo qui l'assessore, qualcuno vuole provvedere a chiamare l'assessore? Era passato? L'assessore al commercio? No, a Coto? È qui fuori? Così procediamo subito alla presentazione dell'interrogazione. Sì, nel frattempo comunico che è stato presentato un emendamento all'atto, al punto 2 dell'ordine dei lavori di oggi, e verrà poi discusso nel momento giusto, ed è un emendamento modificativo dell'atto. Immagino siano già state fatte delle copie, sono state fatte già da, le possiamo far fare così in modo da metterle qui a disposizione per chi volesse prenderle e leggere l'emendamento proposto. Sì, io penso che 10 copie va bene. Non lo so. Qualcuno ha chiamato l'assessore? Sì, dice che sta venendo. Ah, l'assessore sta venendo. Io non so se ci sono problemi ad invertire l'ordine del giorno dei lavori, ditemi voi, io non ho nessun problema. Allora invertiamo l'ordine dei lavori in attesa dell'assessore che sta scendendo. Mi scusi Presidente. Eccolo, è arrivato, perfetto, giusto in tempo. Allora lascerei la parola ai firmatari dell'interrogazione
numero 17, che è stata presentata in data 3 novembre dai consiglieri Biondo, Vitrotti, Ciancio, Gugliotta e Stelitano, avente ad oggetto applicazione della direttiva Bolkestein e situazione del commercio su aree pubbliche nel territorio del settimo municipio. Lascio la parola a un referente, benissimo, la consigliera Biondo ha facoltà di parola. Grazie Presidente, intanto volevo ringraziare la Presidenza per aver calendarizzato oggi questa interrogazione che, come avete ricordato, è stata presentata il 3 novembre, quindi un ringraziamento particolare per la celerità. L'interrogazione del Partito Democratico riguarda appunto l'applicazione nella nostra città, in particolar modo nel nostro municipio, della direttiva Bolkestein e quindi della conseguente riprogrammazione del commercio su area pubblica nel municipio. Infatti, scusate se faccio qualche premessa, ma penso, insomma, maggior ragione oggi che il nostro consiglio è così partecipato, di dover qualche spiegazione in più rispetto a un argomento che forse noi invece conosciamo un po' meglio. Come sapete, la direttiva dell'Unione Europea, la direttiva Bolkestein, che è una direttiva del 2006, è una direttiva che ha l'obiettivo, diciamo, di eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento tra gli Stati membri, e in particolare prevede che tutte le attività economiche che si svolgono sul suolo pubblico, quindi parliamo ad esempio in questo caso del commercio, ma lo stesso vale, per fare un esempio noto a tutti, per le concessioni demaniali sul litorale, e che quindi godono, diciamo, di una concessione su suolo pubblico, non potranno più godere, come è stato per troppo tempo nel nostro paese, di rinnovi automatici, ma dovranno invece, nel momento in cui scadranno, essere riassegnate tramite una selezione ad evidenza pubblica e quindi un bando. A questo proposito, la direttiva Bolkestein nel nostro paese è stata recepita nel 2010, c'era il governo Berlusconi, e successivamente con un'intesa tra Stato e Regioni del 2012 sono stati previsti dei criteri specifici per il nostro Paese per il recepimento di questa direttiva. Questo cosa comporta nello specifico? Che nel nostro Paese, quindi anche nella nostra città, che ha delle peculiarità rispetto al settore del commercio, rispetto a tutte le altre città italiane, nelle date del 7 maggio e del 4 luglio 2017 tutte le concessioni di commercio su suolo pubblico decadranno e dovranno quindi essere rimesse a bando. Parliamo a Roma di oltre 11.500 posteggi, di cui in particolare 1.209 nel nostro municipio, che insieme al primo e al secondo municipio è uno dei municipi di Roma che più di tutti avrà questo problema a breve. Chiaramente non ci sfugge che nel nostro municipio sono presenti le due vie consolari più importanti d'Europa dal punto di vista commerciale, che sono la via Appia e la via Tuscolana, dove da molti anni c'è un problema, diciamo, relativo alle bancarelle e al commercio ambulante, che più volte ci siamo trovati ad affrontare nelle scorse consigliature, ma anche in campagna elettorale, perché ricordo, diciamo, che era un tema caro tanto al Partito Democratico quanto al Movimento 5 Stelle. Ebbene, oggi abbiamo questa data del 7 maggio e del 4 luglio alle porte. Questa amministrazione in questa città e in questo municipio ha l'opportunità di ridisegnare e riprogrammare il commercio ambulante nel nostro territorio, che per noi è appunto un'opportunità. Ma è un tema molto complicato, questo non lo mettiamo in dubbio. E vorremmo quindi capire in questa sede, insieme a voi, in che modo intendiamo dare seguito a questa direttiva. Nel frattempo, da quando abbiamo presentato questa interrogazione, la settimana scorsa, sia il Consiglio regionale del Lazio sia il Consiglio comunale di Roma hanno votato delle mozioni su questo tema. E in particolare, per quanto riguarda il nostro municipio, ci preme fare alcune osservazioni e ringrazio l'assessore per essere presente. In realtà a noi ci piacerebbe anche ogni tanto vedere la Presidente Lozzi in municipio, ma o viene, diciamo, chiamata specificamente su qualche tema, oppure forse non ritiene, diciamo, questa sede un luogo adeguato per confrontarsi con le opposizioni. Ringrazio quindi l'assessore Accoto per essere qui. Dicevo, in campagna elettorale il tema del commercio ambulante nel nostro municipio è stato un tema molto
molto approfondito. In data 6 ottobre 2016, quindi esattamente un mese fa, la nostra Presidente del Municipio, per dare seguito appunto alle linee programmatiche del Movimento 5 Stelle, chiedeva alla Sindaca Raggi un'ordinanza per eliminare il commercio ambulante dalle vie Appia e Tuscolana. Ma solamente 15 giorni dopo, il Presidente della Commissione Capitolina, Andrea Coia, diciamo nostro ex collega, invece ha presentato una mozione che poi è stata recepita dall'assessore al commercio di Roma Capitale Adriano Meloni, in cui la maggioranza del Movimento 5 Stelle chiedeva al governo di ottenere una proroga per la scadenza di queste concessioni e addirittura di fare pressione, leggo testualmente le parole, affinché vengano esclusi dall'applicazione della direttiva europea gli operatori ambulanti nel settore del commercio su aree pubbliche. Ecco, innanzitutto volevamo chiarire che il Partito Democratico vede a questo momento come una grande opportunità per la nostra città e quindi non siamo d'accordo con il chiedere una proroga, siamo d'accordo con l'accompagnare i comuni e i municipi in questa riorganizzazione, ma pensiamo che il tema del commercio ambulante, soprattutto, ripeto, in questa città, sia un tema che per troppo tempo è stato abbandonato, che è stato oggetto di sovrapposizioni, di anche situazioni malavitose, che invece in questo momento dobbiamo assumerci la responsabilità di risolvere. Tuttavia non capiamo come queste due richieste da parte della giunta del municipio possano essere compatibili. Se da una parte chiediamo, per essere ulteriormente chiara, di eliminare le bancarelle per semplificare da Via Appia e da Tuscolana, come facciamo contemporaneamente a poter chiedere una proroga delle concessioni? È chiaro che per fare la prima cosa sulla quale siamo d'accordo, la scadenza delle concessioni è un'opportunità che potrebbe velocizzare le procedure proprio di ricollocazione. Consigliera Biondo, le faccio notare che concludo. Sì. Oltretutto noi pensiamo che il principio dell'evidenza pubblica, e penso di poterlo dire a maggior ragione al Movimento 5 Stelle, per accedere a queste concessioni scardina le modalità di svolgimento di questa forma di commercio che nella nostra città ha rappresentato per troppo tempo una vera e propria rendita di posizione, e queste postazioni sono state usate per molti anni anche come merce di scambio elettorale. E pensiamo invece che chiedere la disapplicazione della direttiva Bolkestein a Roma significa chiedere che non vengano rimosse dal centro storico le bancarelle che lo affollano. E pensiamo invece che questo sia il momento di approfittare di questa occasione. Quindi, per concludere, chiediamo all'assessore Accoto in particolare di chiarire qual è la posizione di questa amministrazione rispetto al commercio ambulante nel nostro municipio, e quindi di chiarire una volta per tutte qual è la posizione del Movimento 5 Stelle in questo municipio sull'applicazione o sulla richiesta di proroga della direttiva Bolkestein, di sapere in che modo si intende riorganizzare le postazioni su area pubblica e in quale area eventualmente si pensa di localizzarle, e inoltre, dato che il termine per fare i bandi nei comuni era fissato al 31 dicembre, nel frattempo c'è stata un'ulteriore finestra concessa dalla Regione Lazio che sarà il 28 febbraio. Consigliera Biondo, ma è comunque molto ravvicinata la scadenza, sapere in che modo affronteremo questa questione e in che tempi questo municipio pensa di essere in grado di riorganizzare il commercio ambulante. Grazie. La parola ora all'assessore Accoto. Grazie Presidente, gentilissimi consiglieri, cittadini qui presenti. Da premettere che quando ho ricevuto l'interrogazione sono rimasto un po' basito, soprattutto perché, come ha ben evidenziato ed esposto la consigliera Biondo, la direttiva europea risale al 2006, esattamente 10 anni fa. Poi è stata riconosciuta da parte del governo nel 2010 e ad oggi, sino a qualche mese fa, nessun consigliere, sia del municipio, del comune e nessun parlamentare della Repubblica Italiana
ha mai preso in considerazione ed approfondire la direttiva Bolkestein. E questo sta causando in questi giorni un malcontento, ma tra l'altro anche un abbandono da parte di tutta la classe politica che fino a oggi o fino a qualche mese fa ha governato anche questa città. Noi l'abbiamo fatto presente più volte, io sono andato a cercare se ci fosse stata presente una mozione all'interno di questo municipio. Non se ne fa parola, non si trova da nessuna parte, quindi l'unico ad aver portato avanti questa battaglia è proprio il Movimento 5 Stelle al Parlamento, perché ha fatto emergere una situazione anomala che c'è in Italia rispetto agli altri paesi europei, ma soprattutto a Roma. A Roma il commercio ambulante è considerato quasi come un negozio di prossimità. Lo vediamo su via Tuscolana, lo vediamo su via Appia. In realtà il commercio ambulante è nato per dare un servizio a coloro i quali non hanno il commercio di vicinato o di prossimità. Quindi doveva essere soprattutto utilizzato e sviluppato nelle aree dove c'è un disagio effettivo di servizi. A Roma è stato rivoluzionato il tutto. Ed è vero anche che questa delibera che va a compromettere il commercio reale a tutti gli effetti, Roma è una delle città che verrà penalizzata più di tutte, perché le altre città a livello italiano non hanno questa incombenza, quindi hanno già risolto il problema perché non hanno né gli ambulanti in posti fissi sulle vie consolari e non hanno neanche gli ambulanti su rotazione. Che poi abbiamo, come ha potuto anche verificare l'assessore Meloni in prima persona, le rotazioni non vengono sempre fatte. E tra l'altro verificato anche dalla Polizia Municipale che, malgrado il personale ridotto, per quelle poche volte che riescono a verificare, si accorgono che effettivamente non c'è la rotazione delle bancarelle. Inoltre dico che manca la Presidente oggi non perché non vuole essere presente, ma non di poco interesse, perché abbiamo le deleghe e poi c'è anche il sostituto che è qui, che è il Vicepresidente, quindi per qualsiasi problema o domande varie ne può rispondere benissimo commisso o io a tutti i pieni poteri. Ha fatto riferimento anche che siete venuti a conoscenza da un articolo del quotidiano online Roma Today del 6 ottobre, dove dichiarava che la Presidente Lozzi ha chiesto alla Sindaca Raggi di fare ordinanza che vietasse la presenza del commercio ambulante sulle vie consolari di Appia e Tuscolana. Faccio presente che già era nel nostro programma, ma dal risultato delle elezioni si è capito benissimo qual era la volontà dei cittadini, quello di poter intervenire e dare anche una sistemazione a via Tuscolana e a via Appia, perché ormai sono diventate delle vie, grande flusso pedonale di negozi e di percentuali di abitanti, che sono diventate delle vie indecorose e quindi bisogna dare di nuovo una certa vivibilità. Pertanto, noi, votati a gran voce dai cittadini ed insediati da soli 4 mesi, abbiamo trovato nostro malgrado questa situazione a dir poco disastrosa. Il 3 novembre scorso, come ha citato prima la consigliera Biondo, l'Assemblea Capitolina ha approvato la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle contro la Bolkestein per la proroga delle concessioni dei posteggi sulle aree pubbliche fino al 2020. Il testo impegna Sindaco e Giunta ad attivarsi presso il Governo al fine di ottenere la proroga delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche fino al 2020, intervenire presso l'Unione Europea per far escludere la direttiva Bolkestein, gli operatori ambulanti e le microimprese operanti nel settore del commercio su aree pubbliche, escludere le suddette categorie dal decreto legislativo 59/2010 e modificare gli articoli 7 e 70 dello stesso, per prevedere che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche sia riservata esclusivamente alle piccole imprese e alle società di persone
e non a società per azioni multinazionali o cooperative, di cui voi siete molto esperti e profondi conoscitori. Vi dirò di più che in Consiglio regionale, il 26 ottobre scorso, dopo aver bocciato la proposta di modifica della Bolkestein presentata dal Movimento 5 Stelle, l'assessore allo sviluppo economico della Regione, Guido Fabiani, ha spiegato che, piaccia o no, non è compito della Regione e nemmeno dei comuni modificare la Bolkestein, che essendo stata recepita dal Parlamento e a tutti gli effetti una legge dello Stato, legge votata da molte forze politiche, e che quindi il suo ambito di applicazione non può essere modificato dal Consiglio regionale. Lo sappiamo tutti. Questo è ben chiaro, ma non si sono voluti esporre nei confronti del Governo. Premetto che c'è depositata una mozione all'interno del Governo da circa un anno che ancora aspetta di essere calendarizzata. Insomma, a tutt'oggi, soltanto l'Italia e con essa la Spagna, che ha prorogato a 75 anni l'ingresso della Bolkestein, ha ritenuto che il suolo pubblico fosse una risorsa limitata, quasi come fosse una risorsa naturale, come il petrolio. E quindi le concessioni di suolo pubblico rilasciate agli ambulanti per esercitare nei mercati o nei posteggi isolati sono state limitate nel tempo, fino al 5 luglio 2017. Dopodiché andranno messe a bando per un'assegnazione che durerà al massimo fino a 12 anni, ma che potrebbero addirittura ridursi a 7 nei posteggi isolati. Dopodiché, un bel giorno, tra 12 anni al massimo, circa 1000 titolari di attività del nostro municipio ambulanti metteranno la sveglia alle 5 del mattino, come fanno solitamente per recarsi nei mercati, soltanto che da quel giorno non saranno più titolari di nulla. Ed ogni ambulante, per sperare di poter continuare ad esercitare nei mercati dove magari ha esercitato prima di lui il suo papà, dovrà partecipare ad un bando con evidenza pubblica e quindi far fronte all'esborso di nuove ingenti risorse, con il rischio che altri acquistino le sue concessioni, con le quali ha sostenuto la sua famiglia creando un'economia e sviluppo negli anni. Insomma, dovrà ricominciare da capo, ripartendo da zero e avviare la sua attività. Questo è quello che prevede la Bolkestein. Questo è quello che dal 2006 a oggi, e ancora non se ne è mai discusso, se non sino a quando arrivava il Movimento 5 Stelle, non si è mai preso il toro per le corna. Ecco, oggi non è un discorso di partiti o di movimenti a portare avanti la discussione, ma è un discorso che in difficoltà ci sono gli uffici, perché gli uffici sono in carenza di personale, malgrado la Regione avesse già approntato la modulistica per bandire i bandi e quindi assegnare i posti, ma attualmente il personale non è pronto a farlo. Questo non lo diciamo noi, lo dicono gli uffici prettamente, perché non sono in grado di gestire il bando a partire sino al 31/12/2016 per poi fare le nuove assegnazioni. Assessore Accoto, le faccio presente sì. Che... No, faccio per chiudere. Benissimo, grazie. Okay. Alla proposta di quello, alla domanda di che cosa è nostra intenzione e dove vogliamo dislocarli su via Tuscolana e via Appia, come già ne abbiamo compiamente discusso nell'ultima commissione, per quanto riguarda la riorganizzazione delle postazioni sono al lavoro degli uffici tecnici e polizia locale trovare alcuni siti da sottoporre alla discussione con l'associazione di categoria. Quindi non siamo noi a decidere, perché io non mi renderei mai conto di qual è la postazione ideale, quale può essere di intraccio al traffico o soprattutto, visto le nuove normative che riguardano l'antiterrorismo, la sicurezza del territorio. Quindi ne abbiamo parlato anche in commissione, gli uffici tecnici ne stanno prendendo atto, la polizia locale altrettanto, quindi quando avranno trovato le nuove postazioni ce lo faranno presente e ne discorremo insieme in commissione e convocheremo anche le associazioni di categoria. Grazie. Grazie Assessore Accoto. La consigliera Biondo ha diritto a 3 minuti di replica. Grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta e mi sembra chiaro che il Movimento 5 Stelle, che si fa promotore di un cambiamento, evidentemente non vuole cambiare una pratica per troppi anni, ha ragione lei, praticata nel nostro Paese, che è stata quella di fare pensare ai cittadini e ai concessionari che il suolo pubblico era un suolo di proprietà privata. Ecco, noi invece pensiamo che proprio in questo momento, quando
parliamo di concessioni sul suolo pubblico, e ripeto, parliamo dei delle aree per il commercio, parliamo delle nostre spiagge, è questo il momento storico, e aggiungo per voi anche politico, di dimostrare che se le cose sono funzionate male in questo paese per troppi anni, non vuol dire che un diritto acquisito sia un diritto legittimo. E su questo voglio aggiungere di fare attenzione, perché la posizione della proroga tout court al 2020 della scadenza delle concessioni è esattamente la stessa posizione che hanno le famiglie Spada e Triassi sulle concessioni balneari di Ostia, e io invece penso che su questo sia importante distinguersi. Nel merito condivido con lei, Assessore, le due problematiche che ha citato alla fine, ovvero che effettivamente rispetto a questa esigenza di ricollocazione c'è un problema sia dal punto di vista del personale, degli uffici, e sia da un punto di vista della consapevolezza di poter, e l'abbiamo visto in commissione, c'ero anche io, di poter individuare una localizzazione equivalente per le attività economiche. Tuttavia è proprio la giunta capitolina della sindaca Raggi che in questo momento ci ha trasferito una delibera con la quale vengono trasferiti ai municipi le competenze per quanto riguarda, diciamo, la ricollocazione e la messa a bando delle concessioni per commercio su area pubblica. Ecco, penso, diciamo, che questa interrogazione non era, diciamo, era forse per lei sconcertante, semplicemente perché ha avuto il merito di far emergere delle contraddizioni. Perché se abbiamo, e io credo che ce l'abbiamo tutti quanti, la volontà di modificare la situazione del commercio ambulante e in sede fissa sulle vie Appia e Tuscolana, questa era un'occasione che non potevamo perdere, e invece anche il Movimento 5 Stelle, come prima di voi in quest'Aula Giordano Tredicine, continuano a difendere rendite di posizione che in questa città invece devono smettere di esistere. Grazie. Dunque, un attimo, Assessore, vorrei solo ricordare che non è un dibattito, mi sembra che sia rimasto. No, non ci dovrebbe essere replica, però mi sembra evidente che sia stato chiamato in causa. Che, no, scusate, ci sono state altre interrogazioni svolte. No, io non credo proprio, c'è stata un'interrogazione della Cerconi che abbiamo addirittura una volta fatto rispondere, cioè c'è stato un dibattito che è andato avanti per 20 minuti, quindi io la pregherei un attimino, consigliere Ciancio, non è che quando ci sono altre opposizioni io devo agire in un modo e se l'interrogazione la fate voi devo agire in un altro, quindi in questo momento se l'assessore reputa che siano state dette cose inesatte, perché io le vorrei ricordare che l'intervento della consigliera che ha presentato l'interrogazione doveva essere in base alla soddisfazione e non doveva essere un ulteriore ribadire la posizione dell'assessore. Visto che l'ha fatto, io lascerei per correttezza, visto che lo chiede, ancora la parola all'assessore per rispondere all'osservazione. E vorrei far notare che questo è già successo in altre ben 12 interrogazioni, quindi io la prego di garantire agli altri lo stesso che è stato. Ok, va benissimo, grazie. Sono d'accordo, grazie Presidente, però volevo dirle. Lei non è stato invitato a parlare, ok? Adesso ma io vorrei il lasciare la parola. Deve dire quello che dice il regolamento, però, che noi possiamo farlo, lei può farlo, però il regolamento però lei non è così. Lei non ha la parola, Assessore Ciancio, richiamo all'assessore Ciancio e siamo ad uno, non ha diritto di parola. Non ha diritto di parola, la parola si chiede, non si può intervenire in consiglio in questo modo e non c'è nessuno che può intervenire in un'interrogazione esclusi l'interrogante e l'interrogato. Lei per favore il regolamento lo vuole applicare solo quando dice lei, questo va detto, mi dispiace consigliere Ciancio, la prego di stare al suo posto e lasciar fare agli altri il lavoro che devono fare. Adesso la parola è all'assessore, quando sarà presidente del consiglio farà lei come crede.
Benissimo, la risposta all'assessore. Grazie Presidente. Volevo soltanto fare evidenziare il fatto che non si può mischiare capre e cavoli. Parliamo di stabilimenti balneari e concessioni suolo pubblico per ambulanti. Le concessioni agli stabilimenti balneari ci ha già pensato il governo a darlo fino al 2020, quindi noi non c'entriamo niente, non l'abbiamo messo in discussione. Quello per quanto riguarda invece il commercio su aree pubbliche ambulante è perché secondo noi, visto che non è stato trattato negli anni precedenti, non può essere un argomento da trattare in qualche mese, va strutturato, va elaborato, soprattutto riorganizzato, perché è vero che le altre città sono pronte a farlo. Roma non è pronta, ma perché Roma ha una situazione complessa. Voi lo sapete che ci abbiamo diverse situazioni tra ambulanti, itineranti, varie tipologie. Quindi in questo caso i mesi in più e portarlo a termine fino al 2020 non serviva ad agevolare famiglie. Perché forse voi non vi rendete conto, ma le famiglie che lei ha prima menzionato, che si trovano anche sul mercato ambulante, verranno agevolate proprio con la nascita di SPA e cooperative, perché voi del PD soprattutto siete molto bravi a coordinare e a far nascere le cooperative. Quindi in questo caso se non servirebbero far creare nuove cooperative. Il commercio ambulante deve tutelare società di capitali, sono le SPA e le SRL, ne sono abbastanza a conoscenza, e parla anche di cooperative. Quindi era soltanto la proroga al 2020 perché c'era la scadenza naturale, ma serviva soprattutto per strutturare meglio la riorganizzazione degli ambulanti, era solo questo, quindi nient'altro. Poi ci sediamo insieme al tavolino e la ragioniamo insieme in commissione dove e come poterlo fare, ma serviva soprattutto per questo. Grazie. Bene, grazie Assessore Accoto. Mi scusi? Vorrei che venisse messo a verbale che siamo andati in deroga al regolamento. Bene, c'è il custode della democrazia, per cui lo può scrivere. Non vedo alcun problema. In deroga, no, lei, mi spiace, lei sta andando in deroga al regolamento, non può proprio assolutamente parlare, non le è concesso, quindi per favore, ogni volta consigliere Ciancio, non può essere che lei fa il suo show personale ogni volta in consiglio, non è ammissibile, e ci sono pure i cittadini, non è una cosa edificante vedere lei che fa il suo show ogni volta. Per favore, per il rispetto del posto in cui siamo, la prego di fare attenzione, la prego. Già ha avuto un richiamo, se vuole il secondo lo dica, perché la porta è quella, lei sta per andarsene. Applicando il regolamento, dopo il secondo. Che non si può fare, l'hanno detto il direttore del. Mi scusi. Si ha fatto diversamente, ha fatto in deroga sempre. Lei mi sta stancando, perché ogni volta è la stessa storia. Le sue urla sono ormai note nelle commissioni, nei consigli, la gente piano piano la conoscerà, non si preoccupi. Io adesso passerei invece, non do la parola a nessuno, a meno che non ci sia un richiamo al regolamento, certo, un richiamo al regolamento sì. Presidente, vorrei capire se... L'ha già fatto, l'abbiamo messa a verbale. Vorrei capire se verrà applicato oppure no il comma 2 dell'articolo 62 del regolamento municipale, perché insomma non è la prima volta anche in questa seduta che il consigliere continua a intervenire e a interrompere la seduta. Se non è previsto dal regolamento, vorrei che insomma il regolamento venisse anche un attimino rispettato. Grazie. Sì, io vorrei mettere a verbale anche questo, perché non è la prima volta che il consigliere Ciancio fa queste scenate verso la sottoscritta. Insomma, voglio dire, il regolamento deve essere applicato ogni volta come dice lei, perché ogni tanto fa richiami al regolamento senza neanche conoscerlo. Quindi vorrei, per favore, consigliere Ciancio, una volta se lo studi, stia tranquillo, perché magari si pensa che uno dopo 20 anni se l'ha imparato, no? Allora voglio...
Io non è che posso fare, avere atteggiamenti diversi con un'opposizione, con la maggioranza o con altri, sto cercando di avere lo stesso atteggiamento con tutti, quindi per favore me lo riconosca una volta per tutte e andiamo avanti, perché queste sue politiche sterili mi hanno stancato. Adesso io glielo dico, non sto minacciando, sto dicendo che al secondo richiamo lei uscirà da quella porta, appunto, perché sto applicando il regolamento, basta. Allora vorrei andare avanti, perché veramente queste scene pietose le vorrei evitare ogni volta in consiglio, non se ne può più. Allora passerei invece al secondo punto all'ordine dei lavori, che è la proposta di risoluzione avente ad oggetto il collaudo e la presa in consegna delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per la costruzione del complesso alberghiero di Via Siderno, centro civico ed impianto sportivo, proposta d'iniziativa dei consiglieri Rinaldi, Principato, Giannone, Giuliano, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Tosatti e Toti. E lascio quindi la parola ad un consigliere che voglia illustrare la risoluzione in oggetto. Consigliere Rinaldi, ha facoltà di parola. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Sono qui a presentare la proposta di risoluzione con oggetto collaudo e presa in consegna delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per la costruzione del complesso alberghiero di Via Siderno, centro civico ed impianto sportivo. L'argomento in questione è stato già lungamente dibattuto nell'ultimo periodo, in particolare in occasione di una passata interrogazione presentata in questo Consiglio Municipale, a proposito della quale la Presidente del Municipio ha illustrato lo stato dell'arte. E ancora, precedentemente, queste stesse tematiche sono state dibattute nella Commissione Speciale di Controllo e Garanzia, alla cui seduta erano presenti, oltre alla Presidente del Municipio, che ha anche riferito circa l'intervento della magistratura su tale questione, anche diversi cittadini delle zone di Capannelle e Statuario, che hanno così avuto l'occasione di affrontare il tema con i commissari e la stessa Presidente del Municipio. Proprio in occasione della Commissione Controllo e Garanzia, la Presidente Lozzi ha espresso la volontà di attivarsi come giunta presso gli uffici competenti per procedere al collaudo parziale delle opere a scomputo, così da consentirne l'acquisizione a patrimonio comunale e la loro successiva presa in consegna da parte del Municipio. Consiglieri di opposizione e di maggioranza, sempre durante la citata seduta di commissione, hanno proposto la stesura di un atto da votare in consiglio, così da rafforzare l'impegno della Presidente nei confronti degli uffici dei livelli amministrativi superiori. Successivamente, l'argomento, anche con documenti alla mano, è stato maggiormente approfondito in una successiva commissione urbanistica e lavori pubblici, da cui è nato l'atto oggi in discussione. Tale atto è arrivato in questo consiglio a seguito del passaggio in commissione senza voti contrari. A questo punto vorrei ricordare gli impegni di questa risoluzione su cui quest'Aula si dovrà tra poco esprimere, auspicando su ciò una convergenza di intenti. Per quanto precedentemente espresso, il Consiglio del Municipio VII risolve di impegnare la Presidente e l'Assessore competente ad attivarsi presso gli uffici competenti affinché si proceda al collaudo parziale delle opere a scomputo realizzate come oneri di urbanizzazione dovuti per la costruzione del complesso alberghiero su area M2, via Appia Nuova, chilometro 10.500, zona Statuario, così da consentirne l'acquisizione a patrimonio comunale e la successiva presa in consegna da parte del Municipio. Dopo la presa in consegna delle opere da parte del Municipio, siano rese fruibili alla cittadinanza per scopi sociali mediante affidamento delle stesse tramite procedura ad evidenza pubblica. Venga avviato l'iter che permetta l'inserimento di Roma Capitale nella procedura fallimentare esecutiva numero 1229 del 2011 per il recupero dei crediti vantati nei confronti della Società Edilizia del Mare e del Sole. Finito. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? No. Ok. La consigliera Vitrotti ha facoltà di parola. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, Presidente e Assessore. L'atto e diciamo la presenza oggi di molte persone in quest'Aula forse anche diciamo il segno che quello che stiamo trattando non è un argomento che lascia indifferenti una parte di un quartiere del nostro municipio, anzi. E questo lo dico, mi dispiace perché poi insomma ho cercato di chiarire anche la posizione in capigruppo,
per quanto si possa dire che l'atto è stato molto discusso, purtroppo diciamo quest'atto in realtà, che nasce, come hanno ben detto prima di me, dalla Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici, in realtà viene, diciamo così, discusso un'oretta in commissione e poi viene licenziato, votato, anche con una certa trasversalità, rimarcato anche nelle firme della proposta di questa risoluzione. Una trasversalità che, insomma, diciamo, a volte può sembrare un'eccezione, qui sta un po' diventando la regola, ma insomma di questo, diciamo, non me ne voglio, diciamo, preoccupare più di tanto, perché poi, insomma, saranno i fatti a dirci se avevamo ragione o meno. Ma diciamo, l'inizio è stato quello del votare delle linee programmatiche, quindi insomma, mi pare che la storia si ripete. Però andiamo al merito della proposta. Diciamo che non c'è una grandissima novità rispetto a quello che si chiede, cioè queste cose in realtà il Partito Democratico in particolare le chiede da diverso tempo, da diversi anni. La procedura di un collaudo e la necessaria acquisizione al patrimonio prima di poter intervenire è ovvio che è un fatto logico. Così come è giusto e è ripetuto, diciamo, in diversi atti che sono anche riportati in questa proposta, è dal 2008 che si chiede sostanzialmente di acquisirlo, ovviamente riaffidarlo attraverso una procedura d'evidenza pubblica. Penso, e su questo non lo so, ma insomma forse ci sono pareri discordanti, che forse andrebbe anche richiesta la perizia del computo contestualmente al collaudo, perché magari ci potrebbero essere delle discrasie tra quanto è stato accertato rispetto alla convenzione iniziale, quindi nel caso ci fossero degli oneri in più probabilmente dovremmo interrogarci su che cosa farne. È singolare però, diciamo, forse aver dimenticato volutamente o no, questo diciamo non lo so perché non posso fare l'interprete dei pensieri, che è necessario anche per un'amministrazione di prossimità intervenire sul proprio patrimonio pubblico per tutelarlo e evitare che questo vada sostanzialmente in uno stato di abbandono. E è stata questa la logica che ha guidato quella che viene riportata anche testualmente qui, un atto che dava la disposizione di affidamento nelle more dei procedimenti tecnico-amministrativi, proprio perché si evidenziavano da una parte l'inadempienza dell'allora amministrazione comunale, che non interveniva nonostante le sollecitazioni da parte dell'allora municipio decimo. Dall'altra parte un contestuale diciamo, disinteresse, non so, chiamiamolo così, ma invece un preciso interesse da parte di qualcuno che aveva visto giustamente quella struttura finita e libera e si stava, appunto, tranne porte e finestre divelte, si stava procedendo magari ad una possibile occupazione, non lo so, insomma. Per questo la necessità di... E forse su questo dovremmo anche fare dei ragionamenti, perché poi se un quartiere è sprovvisto di strutture e se quello stesso quartiere e quella stessa cittadinanza si muovono per poterlo tutelare, evitare che vada, diciamo così, anche in abbandono, anche sovrapponendosi e sostituendosi all'amministrazione, tante volte, come è successo in questi anni, quelle associazioni si sono fatte carico nel corso del tempo, ma perché avevano un'ordinanza e anche, diciamo, chiamiamola anche una copertura, diciamo, di affidamento, di custodia e di guardiania di quello spazio. E poi, se qualcuno di voi è passato lì, anche nei momenti, diciamo, più complicati che ha attraversato quella struttura, no? Un incendio diversi anni fa, nonostante questo la cittadinanza insieme alle associazioni che, insomma, si sono fatte carico di un onere così importante per il territorio, di continuare ad aprire quella struttura,
a persone giovani, a persone anziane, cercando, diciamo, di renderlo nuovamente fruibile alla cittadinanza e caricandosi anche i costi. Ho visto che è stato presentato un emendamento perché c'è un tenuto conto che all'interno della risoluzione, che seppure la narrazione, diciamo, di quello che è successo è riportato all'interno del corpo della risoluzione, si sta sostanzialmente definendo, in la prima versione dice illegittime, le associazioni che, alle quali sono stati affidati temporaneamente diciamo, la custodia e la guardiania del bene. Lo posso anticipare così, insomma. Invece di illegittimi sono illegali. Allora, per favore, per essere seri, perché poi veramente qui noi ci prendiamo sempre di tutto, però, vi siete fatti una domanda, perché capisco che, diciamo, la pratica è stata sbrigata un'oretta dentro la commissione preposta. Vi siete chiesti che cosa succede nel mentre? Cioè, nel mentre noi aspettiamo la procedura tecnico-amministrativa, che non si sa quando avverrà, perché sopra c'è anche una procedura fallimentare in corso. Nel mentre noi aspettiamo questo, che cosa succede se quelle associazioni sono illegittimi? Presidente, domani lei fa un'ordinanza e le sgombera? Rispondo dopo, non si... Bene, sono contenta intanto che ci ha raggiunto in aula, perché è giusto che ci sia in questi momenti, perché almeno se ci abbiamo dei dubbi non c'è la delega, ma c'è direttamente lei, e quindi le responsabilità se le prende direttamente lei. Detto questo, se domani non facciamo un'ordinanza per sgomberarle, però siete sempre abusivi, perché se questa maggioranza oggi vi dice che siete illegittimi, queste associazioni se ne devono comunque andare. Oppure stiamo facendo qualcosa di peggio. Cioè, stiamo sostanzialmente dicendo che lì non ci dovete stare, perché qualcuno prima di noi ha fatto una cosa illegittima, che però io non faccio, diciamo, un'ordinanza di revoca, non la faccio. Poi però, invece di difenderla quella cittadinanza, gli dite voi continuate a stare lì. No, ho capito male, no, non gli diciamo continuate a stare lì, perché questo non vuol dire difenderle quelle associazioni e difendere quel patrimonio, che vuoi o non vuoi, nel corso di questi anni quella struttura l'hanno difesa, l'hanno manutenuta. Allora, se non gli stiamo dicendo neanche questo e non siamo di fronte a una l'ennesima contraddizione, perché altrimenti non ci stiamo, veramente qui non si capisce più niente. Tra l'altro arriva un emendamento della maggioranza che ha presentato l'atto e che se l'è votato, poi ci ha ripensato. Vabbè, insomma, diciamo, succede tutto qua dentro, al di là dei regolamenti, Presidente, però veramente c'è una confusione incredibile. Forse vi dovete prendere un attimo di una pausa di riflessione, diciamo, ecco. Quindi se non succede neanche questo... Se non succede neanche questo, domani, se questo bene verrà occupato o se dovesse succedere qualcosa, chi ci pensa? Il municipio o li caccia, oppure ha già pronto un bando per la custodia e la guardiania. Oppure se non li cacciamo ma li definiamo abusivi, li stiamo prendendo in giro, perché se dovesse succedere qualche cosa ci stanno loro là dentro. E l'amministrazione ha detto, oh, voi siete, per me siete illegittimi. È questo? Ho capito male? Ah, bene, benissimo, mi fa piacere che me lo conferma, mi fa piacerissimo che me lo conferma, perché se questo è il, perché se questo, il tempo che mi prendo, sì, funziona così. Detto questo, siccome invece avevamo capito bene, quindi non solo noi non abbiamo il coraggio di fare delle azioni conseguenti, perché lo possiamo criticare, e lo disse anche qualche altro consiglio della scorsa consigliatura, le possiamo anche criticare le cose fatte, ma dopodiché quelle azioni avevano avuto coraggio, quello per il quale voi vi siete candidati, il coraggio, e invece non ce l'avete il coraggio di venire qua, di ve ne dovete andare. Avete scaricato sul Consiglio e sulla maggioranza dei consiglieri, fate l'atto, così li dichiarate voi illegittimi, e se domani dovesse succedere qualcosa, sono cavoli dei cittadini, i cittadini, hai capito? I cittadini, quelli che dobbiamo difendere ad ogni angolo di questa città. Allora,
Io ve prego, cioè l'emendamento dove dice non si dicono illegittimi ma non sono con la non conformi alla normativa vigente vuol dire che sono illegali, che forse è pure peggio. Dopodiché io diciamo lascio anche con un po' di incredulità, perché veramente si poteva, anche facendo sponda con le tante richieste di collaborazione che sono venute nel corso di questi mesi, veramente si poteva pensare di fare un lavoro coraggioso, perché non è vero che siamo tutti uguali. E io non penso che voi siete tutti uguali, e io non penso che noi siamo tutti uguali, però penso che insieme, se c'è la voglia di fare le cose e di cambiarle e di aggiustarle, si può anche fare. Però questa è una presa per i fondelli, questa è una presa in giro nei confronti della cittadinanza. E io speravo di essermi sbagliata nella lettura di questa proposta, e invece mi confermate che è proprio così. Penso che un dolore più grande non lo potevamo fare a un pezzo di municipio che è ancora sostanzialmente lacerato e anche incredulo di fronte a quello che si è sentito dire in campagna elettorale. Eh sì, perché quando pensiamo... Le posso ricordare il tempo? Sì, che quando i beni sono pubblici e li dobbiamo pensare, li dobbiamo salvaguardare, se ci sono delle strutture che sono state prese e fino ad oggi conservate... Non dico che quelle cose si deve continuare perché non è successo niente, è una tutela anche di quelle associazioni oggi avere una procedura di evidenza pubblica, perché fino ad oggi si sono caricati dei costi importanti. Però se questo è il cambiamento, se questo è l'inversione di tendenza, e mi dispiace che ci sia un pezzo di questa opposizione che poi alla fine invece ha deciso di appoggiare questa proposta, però veramente se questo è il cambiamento, per me è una grandissima delusione, per il Partito Democratico è una grandissima delusione. Mi scusi Presidente se mi sono presa un po' più di tempo, però penso che quello che non abbiamo dedicato nel momento giusto, quando si doveva fare una discussione anche di uno, due, tre sedute, tante volte serve. Allora, per favore. Concludo. Per favore. Un richiamo al regolamento. Allora, scusate. Io mi taccio perché sono veramente curiosa di sentire dove arriva questo consiglio. Grazie. Vorrei far notare al consigliere Ciancio, come vede il regolamento si applica con buon senso, l'ho fatta finire la consigliera Vitrotti. No, allora, quindi le vorrei far notare, magari la prossima volta eviti quelle battute perché veramente non se ne può più. Allora, ci sono ulteriori interventi? Ci sono interventi? Allora, il consigliere Toti ha facoltà di parola. Ho acceso la cosa, sì. Ma io penso che, come dalla presenza dei cittadini, che oggi io vedo cittadini del quartiere che vengono qui chiaramente perché si sta parlando di una cosa molto importante, che però è stata trascurata, io dico, è stata trascurata nel passato, perché la consigliere del PD capogruppo mi dice che, a parte la trasversalità, noi siamo trasversali quando si devono affermare il discorso dei bandi. Quando ci deve essere il bando, e noi abbiamo detto che sempre deve andare tutto a bando, noi saremo trasversali rispetto a chi non ha questa parola simpatica, ma risulta antipatica. Specialmente negli ultimi anni abbiamo visto che alcune forze politiche rispetto al discorso bandi non ha simpatia. Perciò, rispetto a questo, quando anche si dice di un'ora di commissione, quest'ora di commissione poteva essere fatta con la Fantino. Si faceva un'ora di commissione, si faceva un collaudo e si andava un collaudo parziale, perché non abbiamo inventato nulla. Cioè, io quello che ho chiesto, e sono fra i firmatari e coloro che hanno preso l'impegno rispetto a questa risoluzione, perché io sono andato dalla Presidente del Municipio quando c'è stata la commissione e ho detto un impegno forte da parte della Presidenza, un impegno forte, coinvolgendo chiaramente l'assessore ma anche il sindaco, perché è un discorso importante, perché vada al Dipartimento e si proceda subito a un
collaudo parziale, che è una cosa che gli altri nel passato hanno pensato una cosa impossibile, che però è stata risolta in un'ora. Non lo so perché questo non è stato fatto negli anni passati, qualcuno me lo deve spiegare, qualcuno che era al governo di questo municipio insieme con la Fantino, e invece di cacciarla, come qualcuno aveva detto durante i 3 anni, non sono mai stati cacciati, non è mai stata cacciata da questo municipio, perché poi ha dato insieme al precedente presidente delle risposte che sono state per la maggioranza assoluta, risposte insufficienti rispetto al governo del nostro municipio. Perciò quando io chiaramente ho chiesto alla Presidente un impegno forte rispetto a questo, che si proceda subito al collaudo parziale, come viene riportato con precisione da questa risoluzione che noi oggi andiamo ad approvare, per consentire quell'acquisizione chiaramente al patrimonio comunale, perché senza acquisizione del patrimonio comunale tutto quello che viene fatto non è regolare. Ecco qual è la parola centrale, non è regolare, poi chiamiamolo come vogliamo, chiamiamolo illegale, io dico non regolare, ecco la parola non regolare, come la parola bando per qualcuno non suona bene, la parola non regolare non suona bene e la parola regolare invece deve suonare bene. Allora dico, rispetto a questo, noi dobbiamo pensare ai cittadini del nostro quartiere, del quartiere statuario Capannelle, che vogliono finalmente le loro associazioni presenti all'interno del centro attraverso, io penso pure, ecco c'è una bella presenza del CSA, del centro sociale degli anziani di statuario, che anche loro devono essere trattati bene, non mi sembra che siano stati trattati bene in questi anni, e devono pure loro avere una loro presenza, anche se insufficiente, una loro presenza all'interno dei centri, come tutto l'associazionismo del territorio. Perciò qualcuno aveva fatto pure delle belle cose nel passato, dico qualcuno può averle anche fatte. Benissimo, sono state fatte delle cose, però la centralità è il bando, non è soltanto il fatto perché uno ha fatto belle cose e poi deve avere il discorso prioritario. Si va a bando e poi si vede la situazione, si vedono le diverse associazioni, presenteranno un loro programma, una loro proposta, quelle che ci sono e quelle che sono, come ho detto, altre associazioni presenti nel quartiere, nel nostro municipio, nella città di Roma. E poi un'altra cosa importante, quella di avviare, e l'abbiamo messo, un iter di inserimento di Roma Capitale nella procedura fallimentare, che è un'altra cosa, io penso, fondamentale che noi oggi andiamo a provare. Io l'ho detto anche in altri interventi, io sarò trasversale sempre e comunque e voterò cose importanti che propone il Movimento 5 Stelle, cose importanti che propone il PD, cose importanti che propone Fratelli d'Italia, quando sono nell'interesse dei cittadini. Questo è nell'assoluto interesse dei cittadini del nostro municipio. Grazie consigliere Toti, vedo che ci sono altri interventi, il consigliere Guido ha facoltà di parola. Grazie Presidente, io in realtà neanche volevo parlare, poi però quando il Partito Democratico racconta le favole io vorrei rispondere. Allora, intanto ho sentito la dicitura, no, ci avrebbero detto di prenderci un momento di riflessione perché non sappiamo quello che stiamo facendo. Intanto l'argomento è stato trattato per un mese, 2 commissioni, controllo e garanzia, un'interrogazione in consiglio e una commissione lavori pubblici e urbanistica da cui è uscito l'atto. Il momento di riflessione però io vorrei ricordare che ve l'hanno dati i cittadini a voi come una sonora bastonata alle scorse elezioni, per questo motivo poi sento
che condividete, che, cioè che qua negli impegni della risoluzione ci sono scritte cose, cioè cose note, arci, c'è note, arci note, sì che, sì che bisogna farlo, benissimo, ma sono 10 anni che sta, ecco. Che cosa avete fatto? Non è permesso rispondere, avete... come non permetto di rispondere a loro, e commentare non può neanche commentare lei. È un problema, ma lei può parlare quando è il suo turno, non può parlare adesso, mi dispiace. Allora, va bene, si senta osservata. Se posso finire l'intervento, Presidente. Allora, veramente, io vorrei ordine. Quando c'è un intervento gradirei silenzio, Lo gradisco da tutti il silenzio, penso che anche i cittadini che sono qui presenti lo gradiscano. Quindi se per favore fate finire l'intervento. Grazie Presidente, faccio come in un consiglio precedente, in cui siccome non bisogna guardare, qualcuno ha chiuso gli occhi, anch'io li chiudo gli occhi, cioè così non guardo. Allora, volevo dire che nel 2008 è stato votato un atto proprio qui, in questo consiglio, e cioè per cui questo municipio non aveva nessun tipo di competenza, perché non solo non c'era stato il collaudo, e il patrimonio non era stato assunto, intanto a livello comunale, benché meno a livello municipale. Per questo motivo, scusate che apro gli occhi, perché... Sì, perché hai mantenuto di più. Per questo motivo... con quest'atto che non andava fatto, cioè io credo che perché siccome stanno i cittadini qui, allora è giusto far emergere la verità, ce li avete presi in giro con quell'atto, li avete presi in giro per far stare questa situazione per 10 anni, cioè dal 2008 quant'è? 8 anni sono passati, questa è la situazione. Quindi qua negli impegna. Quindi, non è un dibattito, siamo in consiglio, si segue l'ordine degli interventi, non devo ricordarlo più. Qui Presidente, negli impegna semplicemente c'è scritto di procedere al collaudo parziale e andare lì al Dipartimento per chiedere che questi beni vengano... rientrino sotto la competenza del municipio, se no stiamo parlando di fuffa. Questo è il punto. Cioè, all'inizio è stato detto, ma questi punti sono quelli che bisogna fare. 10 anni non sono stati fatti. 2, io vorrei ricordare che alla Commissione di Urbanistica e Lavori Pubblici era presente anche il Partito Democratico, perché prima dice una cosa, poi però e alla votazione si astengono. Quindi che cosa mi dice? Che cosa mi si dice? Sì, vabbè, questo va bene, è quello che si deve fare, facciamolo. E poi ci vi astenete in commissione, venite qua a fare il teatro. Grazie Presidente. Ci sono altri interventi? Allora, il consigliere Ciancio prima e il consigliere Giuliano poi. Grazie Presidente. Mi scuso per il richiamo al regolamento che ho fatto precedentemente, vorrei che i regolamenti fossero per tutti, sempre a portata di mano. Giusto qualche considerazione. In commissione abbiamo parlato e abbiamo stilato alcune parole chiave di questo affidamento antico, non conoscevo neppure Medici al tempo, però quando scrivono, e io l'ho fatto notare in commissione, nelle more dell'espletamento dell'incarico di collaudo, vuol dire aspettare, nelle more dell'emanazione del decreto che non si fa nulla, nelle more si fa, perché poi va sotto mora, nelle more si può fare tutto, tant'è vero che anche il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione assume nelle more dell'espletamento del decreto attuativo. Quindi io vedo nel deliberato della vecchia delibera al deliberato la presa in consegna da parte del municipio decimo, al tempo si chiamava, nelle more dell'espletamento del prescritto collaudo tecnico amministrativo. Cioè voglio dire,
adesso faccio un paragone strano, cara Presidente, cari consiglieri. Sapete che cos'è l'agibilità? Sì, sappiamo tutti che le scuole non hanno l'agibilità perché manca un certificato, un'idoneità catastale che nessuno ha. Bene, però queste sono state prese in carico. Come hanno fatto? Il preside domani potrebbe cadere anche in questa situazione sgradevole, dover chiudere e smantellare tutte le scuole, perché è una responsabilità diretta da parte del dirigente scolastico, da parte di un presidente di un municipio che fa un'ordinanza nelle more dell'espletamento del collaudo. Tant'è vero che io ricordo un altro evento strano, straordinario, ma non per questo non deve vivere, il mercato di Piazza Epiro. Il mercato di Piazza Epiro è nella stessa condizione. Mi scusi, si può rimanere in tema? Perché non è in tema, sto dicendo che è in tema, più di questo in tema, faccio un esempio concreto, similare. Ok, lei vediamo, vuole vediamo. Cioè, mi perdoni Presidente, se vuole trovare... No, le sto chiedendo di rimanere in tema, lei se mi rimane in tema va benissimo. Mi sembra che sta cominciando ad andare fuori tema. Preso in carico dall'amministrazione capitolina, né tantomeno dall'amministrazione municipale. Eppure i mercatari ci stanno, i banchi ci stanno, il fioraio c'è e continuano a dare un servizio per la temporaneità, così mi diceva qualcuno più dotto di me rispetto a quello che si è fatto. Quindi provvisori in quanto eseguiti nelle more del completamento dell'iter amministrativo. Quindi gli atti assunti dal municipio decimo hanno ricalcato, e del resto la risoluzione che abbiamo visto per un'oretta in commissione lo dice nelle premesse, molte volte ripete questa frase importante, ma non c'è nessuna, voglio dire, io perlomeno non vedo nessuna pregiudizievole rispetto a quello che è stato fatto precedentemente, perché sennò dovremmo assumere, cominciare a guardare tutto, certo, lentamente si mette tutto a posto. Poi un'altra cosa che io ripeto, si chiede di fare un collaudo tecnico-amministrativo. Con quale parte si dovrà fare questo collaudo tecnico-amministrativo? La ditta non c'è più. I collaudi si fanno in contraddittorio, diversamente lo dovrà fare una parte. Se manca perché è fallita, quindi... La procedura, l'iter amministrativo richiede qualche passaggio diverso che i tecnici, gli uffici sapranno, il patrimonio saprà come fare. Io proprio per questo in commissione, vedendo l'atto, mi è saltato subito, come dire, all'occhio la parola illegittima, e mi sembra che ne abbiamo parlato, anzi cercavamo di trovare una soluzione, poi si è votato tout court l'atto così freddo, come se fosse, come dire, un atto urgente. Naturalmente l'iter poi dell'esecuzione immobiliare, sicuramente è giusto che il Comune si possa attaccare a una procedura esecutiva, ma penso che c'è poco da prendere se c'è stato un fallimento e quindi che ci sarà un'esecuzione immobiliare, dovrà essere venduto tutto l'immobile all'asta, non so come andrà a finire, però la situazione mi sembra alquanto analizzata, partita male, partorita peggio. Ecco, io non ne vedo possibilità né attraverso emendamenti né attraverso un miglioramento della proposta. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Adesso ha facoltà di parola il consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, intervengo ovviamente perché è chiamato in causa come trasversalità. Mi dispiace, la politica ha un passaggio preciso, però poi i concetti vanno spiegati. Se è trasversale il fatto che il PDL dal 2008, prima PDL e poi Fratelli d'Italia dal 2013 sia sempre stata a favore di legalità, quindi di bando eccetera, questo se è trasversale, voglio dire, abbiamo detto dal 2008 fino a oggi,
siamo sempre della stessa opinione. Non è colpa nostra se chi governa oggi questo municipio abbia la stessa intenzione. Fatto è che nel 2008 fino al 2013 in questo municipio noi siamo stati degli extraterrestri che dicevamo cose che non avevano né capo né coda. Poi veniamo a sapere che la procura viene a prendere in mano un incartamento perché vuole capire qual è stata la procedura amministrativa. E quindi noi, ricordo benissimo, e non so quante persone di questo consiglio erano presenti nel consiglio nella delibera del 2008, io c'ero, forse qualche un altro, e ricordo bene che quel consiglio durò circa 6-7 ore, dove ci fu una maggioranza risicata perché ovviamente la situazione non era talmente tranquilla e limpida, ma fu trovato da parte di quella maggioranza, fu trovata una soluzione che per quello che poi era stato era compatibile, cioè prevedere la custodia e guardiania di quella struttura. Fermo restando che io non ero d'accordo, cioè oggi non sono d'accordo neanche in quel fatto lì, perché la responsabilità cade nell'azienda che ha fatto l'opera scomputo o di quella che ha commissionato l'opera scomputo, perché se tu hai una convenzione col Comune di Roma, costruisci una cubatura, costruisci una struttura, poi finché tu non cedi al Comune di Roma sei tu responsabile, ma non vale solo per questo, vale per tutto, cioè non è che me la sto inventando io. Però in quel caso fu fatta una forzatura e un assessore prese in mano questa situazione e comunque si fece questo passaggio di custodia e guardiania previsto. Quindi il passaggio previsto, perché siccome c'era un pallone, quindi una per attività sportive, è normale che fu preso l'articolo 4 regolamento degli impianti sportivi, dove è prevista la possibilità di fare custodia e guardiania per un anno con il rinnovo di un ulteriore anno. Quindi noi uscimmo da quell'aula quel giorno avendo fatto un'opposizione nel concetto, quindi bando eccetera eccetera, ma però, come si dice, non potemmo dire più di tanto perché era prevista il discorso della guardiania, custodia e guardiania. Dicemmo che ovviamente fu fatta lì una cosa, non in un'ora, in 5 minuti, perché furono prese 4-5 situazioni vicine e non fu data la possibilità di un avviso per poter comunque far sì che altre associazioni potessero comunque dire o provare a partecipare. Però l'argomento andò in quel senso e quindi per 2 anni la situazione rimase questa. Il pallone funzionò e il centro civico rimase fermo. Dopodiché nel 2011, secondo me, da lì che nasce, come dice la mia collega, la trasversalità di oggi, cioè il fatto che il presidente Medici, che è differente dalla presidente Fantino, per l'amor di Dio, sapeva fare politica, ma la sapeva fare talmente bene che ha sfruttato anche qualcosa che non poteva lui utilizzare, cioè l'ordinanza che dà alle associazioni, ok, la gestione di quel centro civico. Ora, se è chiaro, e io penso che sia chiaro, perché le persone possono comunque essere, predisposte al contrario o possano non credere, ma se è chiaro che nessuno ce l'ha con chi oggi, fino a oggi, io mi sembra che in commissione parlammo di un'associazione che diceva appunto noi abbiamo fatto tanti lavori eccetera, e io proprio gli dissi, cioè il ringraziamento non è di questo mondo, cioè nessuno si ricorda di quello, delle cose buone che vengono fatte. Questo per dire che purtroppo non è così, ma non deve comunque portare a dire che comunque c'è questo atteggiamento vada contro delle situazioni precise. Questo atteggiamento noi l'abbiamo detto nel 2008, l'abbiamo detto nel 2011, io personalmente ho fatto una petizione sul territorio, quindi a fronte di questo discorso, perché volevamo il collaudo e volevamo comunque che la legalità fosse rispettata, poi chi vinceva vinceva, a noi non ce ne poteva fregare di meno, però i documenti devono stare a posto, per cui è sempre stato questo il ragionamento che è stato fatto. Oggi questa amministrazione pensa e produce un documento, una risoluzione,
Noi di Fratelli d'Italia non possiamo non essere d'accordo se abbiamo sempre fatto questo tipo di direzione. E non possiamo non essere d'accordo da dare una spinta per poter fare questo canone di collaudo. Presidente Rossi, lei forse non lo sa perché non c'era nel 2008-2013, ma comunque sia, io le posso assicurare che questo collaudo, me ne prendo la responsabilità di quello che dico, non è stato fatto perché non ha voluto né l'assessore che stava con la consigliatura, la sindaco Alemanno, e lo dico nome e cognome, Antoniozzi, e né il presidente Medici. Perché io sono andato personalmente dall'assessore a cercare di far fare il collaudo, ok? Perché abito in quella zona, per cercare di sistemare, per cercare di fare un bando e per cercare che la gente lì non ci sia perché per grazia ricevuta, ok? E invece questo non è avvenuto, perché ci sono state delle cose trasversali che hanno camminato al di sopra degli accordi che non dovevano comunque rompersi le scatole. E questo lo dico a mio rammarico, perché c'era la mia amministrazione che gestiva. Ok? Quindi, e io sono essere critico da questo punto di vista, ma ho anche testimonianze di ciò. Dico questo perché ci sono testimonianze in questo senso. E quindi non posso essere smentito. Quindi a me brucia questo fatto, che questa storia, lì ci deve essere gente che non ha diritto di poter dire io ci sto perché ho vinto un bando, perché comunque ho fatto una richiesta, perché comunque sono legittimo. E non può essere collegato a un'eventuale illegittimità che non abbiamo detto noi. Mi sembra che la procura ha detto che l'attività che sta facendo è dovuta a un atto illegittimo. Poi, se non lo vogliamo dire, non lo diciamo, per l'amor di Dio, se questa parola dà fastidio, però quello che è il nesso, quello che rimane, anche perché io poi ho sentito, no, la collega capogruppo che dice che questa situazione non lascia tranquilli una certa parte della gente che abita lì, certo non la lascia tranquilla per un motivo, ma non lascia tranquilli anche l'altra parte che sta lì e non sa che succede là dentro e non ha potuto, ha avuto la possibilità di poter dire anche la propria, perché se un quadrante è formato da 100 persone, 50 possono gestire e 50 no, cioè è normale che noi amministrazione creiamo il problema. Se mentre c'è sta un bando e chi vince è delegittimato, allora lì non è nessun tipo di problema. Ma e nell'intervenire, nel fare questo ragionamento, la delusione è che appunto dal 2008 a oggi questa cosa non è stata risolta. Io non potevo pensare che, entrando nell'amministrazione rappresentando un'istituzione, non potevo pensare che ci vogliono 8 anni e stiamo come stiamo nel 2008. Una cosa incredibile. Però posso credere, e lo ridico, che qualcosa non ha funzionato perché non si è voluto funzionare. Ma io dico pure, come si fa a collaudare una struttura? Chi si prende qua la responsabilità e mette le proprie terga sul tavolo, quindi che le può comunque venire, no, toccate, quindi tolte, per non usare altri termini, cioè, quindi ci può rimettere, quando tu devi collaudare un progetto finale che non è uguale a quello iniziale? Ma chi è che lo fa? Io non lo so, cioè io voglio dire, se trovo qualcuno opaco che si prende la responsabilità, allora uno dovrebbe dire, benissimo, siccome c'è sta un problema che le opere a scomputo sono progettate e sono approvate, e chi fa l'opera a scomputo deve fare quello che è stato progettato, e se invece manca qualcosa non si può collaudare, bene, allora qualcuno doveva, la Società del Sole e del Mare, da Spiaggia, da Montagna, a Diveroli, chi ha fatto il progetto, il progettista se ne prendeva un altro, cambiava il progetto, depositava un ulteriore progetto finale e sarebbe stato collaudato. Qual è la differenza? Che mancavano i soldi. Ecco perché non è mai stato fatto. Perché da 1 milione di euro di oneri ne sono stati spesi 600 e passa. Allora, queste cose qui però, chi sta lì dentro, probabilmente col tempo l'avrà sapute, ma non le sapeva a suo tempo, ed è una cosa che giustamente un cittadino non deve poter sapere, sono cose di una struttura, amministrazione che deve risolvere a prescindere, però poi ritorna sul territorio. Allora, per chiudere, perché voglio dire, nelle more del collaudo, come dice il collega, nelle bionde, cioè solo le more riescano a fare questo, io so, le more sono fortunate, ma è giusto, nel completamento della parte amministrativa c'è un'azione importante, il completamento della fase amministrativa è importante, il collaudo, perché si parlava anche altre volte che non c'era il collaudo statico, noi per trovare, e chi c'era prima nella scorsa consigliatura, per trovare il collaudo statico, non so, c'è andato un cittadino a andarla a trovare, al genio civile, non ci si trovava, chiaro?
Dopodiché dice va bene, ci sta, però manca il collaudo tecnico-amministrativo. Benissimo. Allora io dico, no, a me dispiace dire che sono illegittimi. Forse la forzatura, visto che c'è il Presidente, forse la forzatura era in fin di bene, non perché volevamo comunque far risultare illegittimi chi ci stava. Ma se sono illegittimi e sono abusivi, io quello che mi domando, mo so scritto, sono mo scordo, ma quando è successo l'incendio, quelle strutture, quelle associazioni com'erano? Legittime o abusive? Primo, domanda. Seconda, e se succedeva qualcosa, chi pagava? Il comune? L'amministrazione? Chi pagava? Allora io dico, se qualcuno qui oggi si riprende la briga di poter sistemare, di provare a vedere di sistemare quello che c'era dentro e dare comunque una situazione, poi certo, se qui parliamo che io ci sto da 10 anni là dentro, devo avere il diritto di rimanerci, è un'altra cosa, non stavo a parlare. Però se invece stiamo facendo un ragionamento che se succedeva l'incendio che è successo e creava un problema a qualche bambino o qualcuno, chi pagava? Le associazioni che gestivano? Mi sembra giusto che pagavano gente che stava lì perché credeva di essere in modo legittimo? Perché poi così nessuno si prendeva la responsabilità. Come funzionano queste cose? Nessuno si prende la responsabilità perché io non ce l'ho, tu non ce l'hai, lui non c'era, quello dormiva e quello stava al bagno. Ecco come funziona. Però è andato a fuoco, non è successo nulla, sono stati spesi i soldi privati su parte pubblica, provate a farlo voi, provate tutti a farlo, prendete i soldi privati e mettetelo nella parte pubblica. Se ve lo fanno fa. No, se ve lo fanno fa. Io una volta volevo aggiustare il video registrato dalla scuola, quando mi fanno nella scuola, mi ha detto no, lo puoi fare. Perché? È perché sono soldi privati. Deve passare dall'altra parte. Ok? Allora, queste cose purtroppo sono una realtà. E per piacere Furvio, io me lo sento, me lo pure dice, mancherebbe altro rispetto che ho per te, ce l'ho a prescindere. Ma voglio dire, questo è il discorso. Allora, qui non è che succede niente, non mi sembra che ci sia detto che qui quello che deve succedere. Il problema è che chi sta là dentro, secondo me, era già illegittimo prima. Quindi non penso che debba essere fatto, però non è colpa loro se stanno là, perché qualcuno ce l'ha fatti sta. Ok? Adesso si spera che si esce a mettere tutto quanto a posto, dopodiché si fa il bando e chi vince avrà ragione di stare là dentro. Questo è il ragionamento. Però non è che se noi adesso leviamo il legittimo lo possiamo pure togliere e cambia risultato. Il collaudo va fatto comunque. Il collaudo va fatto comunque e così non si fa il collaudo, perché fior di direttori di municipio urbanistico non l'hanno fatto. Ok? Parziale, non è facile fare un collaudo parziale a fronte di uno totale. Ok? Quindi io non lo so come se ne esce fuori. Consigliere Giuliano, ma certo è, le posso grazie. Chiedere di accelerare grazie. Perché altrimenti mi dicono che non rispetto certo il... Certo è che questa cosa è figlia dal 2008 e dal 2011, non è figlia di oggi. Quindi se uno deve fare un po' di mea culpa, lo deve fare come qualcuno ha fatto andare queste cose. Ok? Chi l'ha fatto andare così, oggi diventa, da un sasso piccolo così, diventa una montagna. Ok? Grazie. Grazie a lei, consigliere Giuliano. E la parola alla consigliera Cercone. Buongiorno a tutti, consiglieri, e assessore e presidente. Io sarò abbastanza breve, però mi auguro e mi aspetto poi che alcuni dubbi che ho mi siano chiariti magari dall'intervento della Presidente. Allora, mi dispiace perché secondo me al di là della commissione, di una sola commissione fatta a riguardo, la discussione poteva essere fatta in altra sede e durante il mio, cioè o meglio in commissioni congiunte, per permettere a tutti di intervenire sull'atto, perché voglio dividere il mio intervento in due parti. In una parte, e penso che toccherò adesso, è la parte politica, e la seconda invece riguarda le formalità, sia le formalità dell'atto che le formalità con le quali insomma si dovrà procedere al collaudo. Per quanto riguarda la parte politica, io credo che il problema nasca da una mancanza istituzionale, e la mancanza istituzionale ha creato poi sul territorio numerosi scontri. Quindi oggi noi ci scontriamo in questa sala consiglio, ma in realtà i problemi che si sono verificati, i problemi maggiori sono stati quelli che si sono verificati sul territorio. E
E questo lo dico perché poi nelle commissioni in realtà abbiamo lavorato molto durante gli anni, perché quando io ero presidente della commissione controllo e garanzia almeno 10 volte abbiamo avuto una commissione sulla situazione di via Polia, via Mantea, perché non è una situazione di poco conto e non è neanche, non per uscire fuori tema, una situazione che è successa solo a via Polia ma anche in altre zone del municipio. Io sinceramente avevo capito dopo l'ultima commissione che le richieste che oggi vengono esplicitate nell'atto erano già state portate avanti dalla Presidente, nel senso che io mi sono ritrovata e oggi mi ritrovo a votare un atto nella cui sostanza sono d'accordo, perché è una cosa che Fratelli d'Italia ha sempre chiesto anche con delle raccolte firme e insomma il consigliere Giuliano l'ha più volte espresso nel suo discorso. Ma sembra più che altro uno spot, permettetemi il termine, nel senso che se lei effettivamente ha già iniziato, Presidente, tutto l'iter, io mi ricordo che lei davanti ai cittadini aveva anche dichiarato che se la maggioranza, l'opposizione, un rappresentante per PD, Fratelli d'Italia, insomma, e le altre forze politiche volevano accompagnarla anche presso il Dipartimento, ci sarebbe potuta essere un'azione congiunta. Quindi io mi aspettavo, prima di avere un atto e di discuterlo in consiglio, perché poi è un atto che questo diventa un atto che tra un mese noi controlleremo se è stato fatto qualcosa o meno, mi aspettavo magari una condivisione maggiore, però nell'ambito della tribuna politica questo succede e quindi non mi tiro di sicuro indietro rispetto a delle piccole considerazioni. La prima sono, appunto, come dicevo, è la formalità dell'atto. Io ho notato che l'atto è molto scarno, nel senso che è anche poco preciso, nel senso che avrei gradito una maggiore, delle maggiori precisazioni per quanto riguarda, lo diceva la consigliera Vitrotti, quanto è successo dell'incendio, quella che oggi è l'attuale situazione dello stabile, perché sono elementi che possono essere utili per capire un domani quello che ci vogliamo fare, perché non basta, un domani noi dovremo capire, è vero che lo mettiamo a bando, ma che indirizzo vogliamo dare a questo bando? E soprattutto lo mettiamo a bando vuol dire che abbiamo già escluso la possibilità per esempio di metterci un primo soccorso? Non credo, quindi anche su questo io sono rimasta un po' perplessa, nel senso che mi aspettavo una precisazione maggiore. Riguardo, e sono veramente brevissima, un ultimo punto perché è il punto che mi prende di più. Il terreno è proprietà del comune, il terreno nel quale sorge sia il pallone che il centro civico con una convenzione del 1976. Avete per caso chiesto se tramite accessione verticale, che è un istituto di diritto pubblico che va a tutelare l'utilità pubblica dello stabile, noi non abbiamo già la proprietà dello stabile rispetto al fondo? Perché io credo, e purtroppo non è mai stato verificato, se effettivamente era possibile procedere con questo tipo di acquisizione della proprietà a titolo originario. Poi sicuramente lei mi correggerà se utilizzo dei termini non corretti, perché l'accessione verticale, lo dico per chi non è magari della materia, prevede che tutto ciò che è costruito sul fondo e accede allo stesso è acquistato a titolo originario dal proprietario del fondo. È proprio un'accessione verticale. L'accessione invertita è l'opposto di quello che ho detto adesso, io mi volevo riferire proprio all'accessione verticale. Visto che il terreno è del Comune di Roma con una convenzione del 76, volevo capire se era stata verificata anche questa possibilità, perché come ho detto in più occasioni, a me quello che preoccupa, e devo essere sincera, adesso ci sto ancora più riflettendo, sono sempre le more di questo collaudo, nel senso che noi nelle more del collaudo adesso ci dovremo inventare qualcosa. E
No, io lo dico perché non ho mai fatto, non mi sono mai tirata indietro quando ho anche discusso con molte associazioni che sono all'interno dell'area e non penso di aver mai fatto mistero di quale sia la mia posizione. Però sono anche, e lo dico ai colleghi del PD, io voterò questo atto, Fratelli d'Italia voterà questo atto perché crede ci debba essere un collaudo e si debba procedere a questo collaudo. Certo è che nelle more questa amministrazione del 5 Stelle dovrà decidere cosa fare. E allora il problema rimane sempre lo stesso, i tempi con i quali questo collaudo avverrà. Perché la sensazione che io ho avuto anche nella Commissione Controllo e Garanzia è che non sarà una cosa immediata e non lo sarà per gli stessi problemi che ci sono stati fino adesso, ma voi sapete meglio di me anche che l'insinuazione al passivo in una procedura fallimentare non è una cosa di un mese o di due mesi, ma che ci vorranno anni. Quindi si tratterà di una situazione che rimarrà secondo me ingarbugliata. Quindi oltre a chiedere questa situazione, cioè la verifica dell'accessione verticale, chiedo anche qual è l'intenzione della Presidente riguardo alle more del collaudo. Fermo restando che io sono fermamente, questo lo ripeto, convinta che le attribuzioni che sono state fatte non sono attribuzioni fatte, sono state fatte in un modo poco chiaro, questo lo possiamo dire. Il termine che poteva essere utilizzato forse era diverso. Non sono sicuramente qualcuno che ha mai tutelato l'amministrazione di sinistra e in questo contesto mi hanno visto più volte negli anni addietro non fare scenate, ma insomma arrabbiarmi particolarmente. E quindi credo che sia necessario un bando e credo che chi oggi dice di aver speso dei soldi in determinati contesti, quindi nella ristrutturazione del centro civico, neanche però tratto dei benefici. Quindi è stato un po' un dot des rispetto all'amministrazione, cosa che non può continuare, nel senso che bisogna assolutamente fare un bando. Mi aspettavo qualcosa di più efficace, di qualcosa di più puntuale, ma soprattutto l'avrei voluto proporre. Purtroppo è stata fatta una commissione, in quella commissione depositato e votato l'atto, ma l'ho detto all'inizio io, quindi non penso di doverci tornare sopra. Fratelli d'Italia continuerà a vigilare perché io mi auguro che questo collaudo avvenga nel minor tempo possibile, ma vi invito anche a vedere, al di là del collaudo, anche questa cosa questo istituto giuridico dell'accessione, che potrebbe essere un buon elemento di spunto. Ci sono altri interventi? Il consigliere Stelitano. Grazie Presidente, signori colleghi consiglieri e Presidente Lozzi. Guardi, signor Presidente e signori consiglieri, io sono uno dei pochi che sta qui dal 2001, ahimè sempre riconfermato. Ricordo che il 28 maggio del 2001, sindaco Veltroni, municipio Medici, assessore all'urbanistica Perifano. 2006, sempre Veltroni, e dura 20 mesi quel consiglio. C'è stato due mesi di commissario straordinario, poi 29 aprile 2008, 11 giugno 2013, Alemanno. È arrivato dopo Alemanno Marino, è stato 20 mesi, e poi abbiamo avuto il commissario Tronca e adesso abbiamo la Raggi. In tutti questi passaggi, io ahimè sono stato sempre in quest'aula. Ho fatto, e per una volta nella vita sto nella giusta parte, perché nelle scorse consigliature per questo argomento io stavo all'opposizione. Stavolta sto al giusto punto.
all'opposizione, stando prima all'opposizione della maggioranza, adesso stando all'opposizione di questa maggioranza. Perché? Perché le cose vanno fatte grammaticalmente. Avrei sperato che oggi ci fosse l'ufficio tecnico. Non faccio parte della commissione urbanistica e lavori pubblici, ma ha ragione la consigliera Cerconi, una commissione così importante andava più condivisa, con più commissioni, commissione sport, commissione sociale, commissione ambiente, eccetera, eccetera. Perché? Perché lì ci sono i cani, perché no? Si fa lo sport, perché no? Cerchiamo di lavare, stirare e ordinare un documento che possa servire. Nella scorsa consigliatura io litigai furibondamente con il consigliere Poli, perché ho detto: ma Marco, adesso che tu gestisci questa commissione, metti al primo punto all'ordine del giorno la sistemazione una volta per tutte di questo argomento. Mettiamoci davanti alla stanza dell'assessore all'urbanistica e non usciamo più finché questo accidente di problema va risolto. Perché non è in vedo tutta questa difficoltà. Dov'è la difficoltà? Chi è che deve assumersi la responsabilità di queste cose? Si chiamano tutti gli attori del film e si fanno partire, pensare invece. E io sinceramente ho rotto un'amicizia molto profonda col consigliere Poli. Uno dei motivi era proprio questo. E la consigliera Lozzi se lo ricorda, quante volte in commissione abbiamo parlato di mettere e portare in buca, quando lei stava all'opposizione, questo argomento. Perché quel territorio non c'è il muretto, non c'è un centro anziani ufficiale, non c'è niente. C'è una piazza, sì, c'ha ragione consigliera. E quella l'ho fatta senza passare per le commissioni, perché se passavo le commissioni perdevo solamente tempo. Ecco, io non vengo più alle commissioni, Presidente Ozzi, non vengo più alle commissioni. Verrò qualche volta in consiglio. Perché, sì, siete dovesse contenti, perché è noioso, Presidente. Le dovrebbe insegnargli qualcosa. Perlomeno lei non era noioso in commissione, perché si dava da fare. Io credo che lei stia uscendo fuori dal seminario. Lei, penso che lei è uscita fuori di testa. No, bene. Allora, io penso che lei non se lo può permettere. Lei non se lo può permettere. Lei sta andando fuori. Sì, la denuncia, sicuramente. Posso fare un richiamo? Perché non è la prima volta, per fortuna che ci sono i video, non è la prima volta che lei offende in questo modo. Fuori di testa è uscito lei e lo sappiamo tutti. Regolamento, per favore. La sua testa da mo che sta fuori. Allora io vorrei posso dire. Posso fare un richiamo regolamento, per favore? Vorrei dire. Verrei dire. Allora. Posso fare primo, un richiamo regolamento, sì, per allora, favore? Sì, adesso posso un attimo finire. Le farò fare assolutamente richiamo al regolamento. Io le vorrei dire che lei non può permetterci di offendere come fa in tutte le commissioni, tutti i consigli. Allora, o lei cambia atteggiamento o altrimenti non avrà neanche il diritto di parola, perché non è giusto, non è giusto, lei non è qui per insultare. E se me lo dice a me, io ripeto, mi dispiace. Ma io lo sbatto fuori, sì, ma le sembra normale? Ma le sembra normale, consigliere Ciancio, un'offesa del genere in un momento in cui gli si chiede di mantenere il tema? Perché è palesemente uscito fuori tema. Uscito fuori tema. Sta parlando della noiosità delle commissioni e di lui che non viene. Voglio dire, ma noi, qui, in questo consiglio di oggi, che ce ne importa di quello che lei pensa delle commissioni? Stiamo parlando di una cosa che è molto più importante. Allora, il mio appunto era assolutamente in tema, il suo discorso era fuori tema, lei non ha nessun diritto di offendere come fa ripetutamente, lei non ha nessun diritto di farlo. Va bene. Ok, procediamo. Mi faccia finire adesso, per favore. Io dire se lei è una persona educata. Lo faccia, per favore. Io sono una persona. Non credo, ha dimostrato il contrario. Si informi, Presidente. No, io non ho bisogno di informarmi, la vedo. Allora, detto questo. Ma mi ha detto che sono fuori di testa, ma voi vi rendete. Dicevo,
dopo tutto questo periodo, su questo argomento così molto mai preso e portato a termine da tutti, io la cosa che sono arrabbiato con quelli che nella scorsa consigliatura, ma devo dire che nella scorsa consigliatura il presidente Medici è stato un uomo coraggioso. Per fare politica ci vuole coraggio, perché se no non si può risolvere questo problema. Oggi decidere di togliere le associazioni o tutta questa gente che ha lavorato in maniera spontanea, in maniera da volontari, e questo argomento va protetto, perché se no fra qualche settimana rischiamo che, se non ci sono più questi operatori che portano avanti e tutelano quel territorio, rischiamo che viene occupato. Vi siete accorti quanta povera gente gira nel territorio senza avere un tetto? Vi ricordate quando a via Giulio Eudo Giulioli c'era la preoccupazione che l'albergatore affittava al comune le stanze per far venire gli ex? Vi ricordate quanta gente ha protestato in questo municipio, sul territorio, eccetera, eccetera? Io lo dico perché noi dobbiamo prevenire prima che curare. Dico queste cose perché è una scelta coraggiosa continuare a lasciare le associazioni che tutto questo periodo, anzi bisogna ringraziarle perché hanno tenuto in piedi quella struttura. Chiudo il mio intervento e veramente mi scuso, Presidente, che lei possa pensare che io ho minimamente il dubbio di mancarle di rispetto, perché però se lei interrompe io devo dire che poi mi fa perdere il filo. E allora, tornando invece all'argomento, prego di ritirare l'atto e riportarlo in commissione. E io ho fatto quella commissione e controllo e garanzia per una motivazione sola, perché ho scoperto, non da questo consiglio, ma l'ho scoperto dai corridoi, che qualcuno mi ha detto che c'è stato la Procura della Repubblica. Lei avrebbe dovuto convocare un consiglio urgente e dire: è successo questo, e tutti insieme l'avremmo aiutata per affrontare questo problema. Un problema che non è suo, è un problema che non era solo, dovevano affrontare gli altri, ma adesso dobbiamo affrontarlo insieme per il bene di quel quadrante di questa città. Perciò io spero che si può, dalla sua esperienza, 3 anni di consigliatura, con questa consigliatura, penso che ha potuto, devo dire che in giro per Roma dicono che lei è una delle delle presidente più in gamba dei 5 Stelle che ci sono a Roma, e perciò penso e spero che lei abbia la capacità politica e l'esperienza che si è fatta in questi anni insieme a noi di ritirare l'atto, riguardare insieme in una commissione e andare senza bisogno del consiglio, riandare proprio dal sindaco del consiglio, chiama l'assessore di competenza, gli uffici di competenza, e si risolve il problema, quello che non hanno fatto i sindaci precedenti, da Veltroni, da Lemanno e da Marino. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Candigliota. Grazie. Allora, veramente, mi domandavo con la consigliera qua a fianco a me se era stato fatto il collaudo della Torre Eiffel, poi se era eventualmente... Cioè, vedete, sto parlando di questo perché alla fine parliamo di fuffa, come diceva il consigliere. Premesso che se noi non siamo riusciti ancora a pulire, a stirare, vi consiglio una tintoria valida, perché fino ad oggi non avete fatto niente.
sarò molto sintetico. Vedo che poi alla fine vi piace fare molta politica, molta parlantina, ma all'atto pratico, dal 2008, che cosa avete fatto? Niente. Ora, io dico questo perché io non sono un politico come voi, perché forse voi siete politici, io non lo saprò mai, mi dispiace, perché forse vi piace molto parlare e poco concretizzare. Ora, forse quando si dice che alcune cose sono state sentite nel corridoio è perché evidentemente non c'è state mai in commissione, uscite sempre e magari le sentite con rimbombo, magari sarà questo. Io vi dico questo, allora, se fosse stati molto più attenti, e adesso lo capisco, forse dal 2008 avreste concretizzato qualcosa, non l'avete fatto e dovete delle scuse a queste persone, grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi... Presidente non parla. No. Se non ci sono altri interventi, l'ultimo intervento da discussione, come da regolamento, è per la Presidente. E passeremo poi, dopo la discussione, all'illustrazione dell'emendamento e alla votazione dell'atto. La parola alla Presidente Lozzi. Buonasera a tutti, consiglieri e cittadini. Allora, cominciamo a fare un excursus del perché siamo arrivati a quest'atto. Entriamo a luglio in questo municipio come nuovo governo. Le prime due commissioni di controllo e garanzia svoltesi a settembre, come ordine del giorno perentorio, avevano la questione di Via Polia, quindi questione relativa a precedenti consigliature, no? La precedente, quella ancora prima, se non ancora prima. Io ritengo di presentarmi in controllo e garanzia e far presente che l'11 agosto di quest'anno la Procura della Repubblica era venuta a prendere copia degli atti. Chi ben sa, quando arriva la Procura della Repubblica non è che si fanno manifestazioni, si va sui giornali, si fanno spot pubblicitari. Ho dovuto chiedere il permesso alla Procura della Repubblica per venire nella commissione controllo e garanzia a dare spiegazioni e a dire, più che spiegazioni, a dare informazioni sul fatto che erano stati presi gli atti qua e in Dipartimento. Dopodiché nella controllo e garanzia si parla della problematica ben nota a tutti, perché qua la maggior parte dei consiglieri sanno perfettamente di che cosa stiamo parlando, e tutti a gran voce: bisogna fare il collaudo, bisogna fare il bando, bisogna fare, facciamo un atto per impegnare, facciamo l'atto, nonostante io avessi già detto precedentemente che dal momento che ero entrata, conoscendo alcune problematiche emerse nella scorsa consigliatura, le avevo messe in fila e le stavo affrontando tutte quanti. Volete l'atto? Facciamo l'atto. Nell'atto bisogna ripercorrere l'excursus proprio di atti deliberati da questo municipio che hanno portato a questa situazione. Premesso che nessuno ha nulla nei confronti delle associazioni che in questi anni si sono occupati di quella situazione là, mantenendola fuori dal degrado, offrendo dei servizi e tutto quanto, chi non ha mantenuto ciò che avrebbe dovuto mantenere è la parte politica che ha governato precedentemente. Perché quando uno fa una delibera e dà custodia e guardiania nelle more, ci sono delle cose che nelle more si possono fare e delle cose che nelle more non si possono fare. Io non posso costruire un grattacielo nelle more di un permesso a costruire, ad esempio. Quindi ci sono delle azioni che possono essere fatte e delle azioni no. Ammettiamo che la custodia e guardiania possa essere una di queste, va bene, ma poi come mai si fanno atti o convenzioni in cui si permette di svolgere attività all'interno di un immobile che non è acquisito a patrimonio e che non ha il collaudo tecnico amministrativo? Non solo, se qualcuno doveva dare la custodia e guardiania di quel bene, era colui che avrebbe dovuto prenderlo in carico nel momento del collaudo, e quindi il Dipartimento, noi municipio, fino a prova contraria, siamo l'ultima ruota del carro. C'è tutta una normativa vigente, delibere, che ti dicono che il patrimonio può essere affidato solamente quello acquisito,
dal comune e con bando pubblico, ma è chiaro che ad oggi la città queste delibere, che pure sono state liberate dalla parte politica, non le ha rispettate, perché noi qua dentro, oltre a Via Polia, ci abbiamo un miliardo di situazioni, un miliardo. Vogliamo continuare nel verificare gli atti non conformi, diciamo, alla normativa che sono stati fatti? Nel momento in cui la cooperativa, la società del sole, del mare, del cielo, quella che sia, va a consegnare l'immobile, a rappresentare il municipio c'era un assessore, l'assessore Perifano. Voi sapete che la consegna degli immobili sono atti amministrativi e non atti politici? C'era l'assessore Perifano che firma nello spazio del municipio decimo, nella consegna dell'immobile. Ok? Quindi non è solo non conforme, ma noi stiamo dicendo va bene, vogliamo andare nelle more, facciamo tutto. Allora la parte politica, nel momento che fa qualcosa nelle more, dice all'amministrazione, cioè agli uffici, questo siccome è un atto tuo, l'ha preso in consegna, mandaci l'ufficio tecnico. Gli uffici se ne sono ben guardati da andare a fare questi atti, se ne sono ben guardati perché sapevano perfettamente che non erano conformi alla normativa e che un giorno non avrebbero dovuto rispondere. E se io oggi in questo atto scriviamo che non è conforme alla normativa, è perché se no domani, una volta approvato, la procura viene a prendere anche noi, ok? Perché è su quello che sta indagando la procura, sta indagando sulla legittimità degli atti svolti da questo municipio, a partire dal presidente, arrivare a tutti gli uffici che poi impropriamente si sono immessi in questo percorso. Ok? Allora noi vogliamo risolvere, chiedete a gran voce un atto, io come responsabilità politica vi dico va bene, facciamo tutto quello che chiedete, ci attiviamo per il collaudo, complicato e difficile, ci attiviamo per la procedura una volta percorso, vediamo se è ancora possibile inserirci nel fallimento non per recuperare le opere a scomputo che dovevano essere già state collaudate, ma recuperare tutta la parte del progetto di opera a scomputo non perfezionato e che sono circa 400.000 euro che mancheranno e mancheranno ulteriormente. Dopodiché uno dice sì, ma io che faccio? Sono andato negli uffici, io ho detto che fa il collaudo, dicono che è incollaudabile e l'incollaudabile è dato dal fatto che non hanno voluto fare il collaudo a stralcio, non perché gli immobili non siano collaudabili. Che faccio? Un'amministrazione seria fa un esposto alla Corte dei Conti, perché là c'è danno erariale, perché nel momento in cui tu ti accorgi che una società è fallita, che ti doveva dare circa 1 milione di euro di oneri concessori, che ne realizza solo 600.000, che non si riesce a perfezionare il collaudo, io faccio un esposto alla Corte dei Conti che mette in fila tutto quanto e comincia a dire agli uffici, intanto comincia a prenderti in carico questo e non perdiamo i 600.000 euro, intanto attiva l'avvocatura, che non l'attiva la parte politica l'avvocatura, l'avvocatura viene attivata dalla parte amministrativa e dice guarda che a noi questi ci devono ancora 400.000 euro, ti metti in coda nel fallimento come creditore? Questo andava fatto 8 anni fa, non andava fatto a oggi. Noi ad oggi, nel momento in cui scriviamo che gli atti non sono conformi, non dichiariamo che loro li dobbiamo cacciare via, anche perché io nel momento in cui è venuta la procura gli ho detto ma è, visto che state prendendo gli atti su queste ordinanze, è il caso che io faccia un'ordinanza di revoca? E quelli hanno risposto, se non era legittima l'ordinanza di custodia e guardiania, tantomeno è illegittima la tua ordinanza di revoca, perché quell'immobile ad oggi non è patrimonio e non è in carico al patrimonio del Dipartimento né tantomeno del Municipio. Io non ho detto alle associazioni vi cacciamo via, vi buttiamo fuori, perché io non ho titolarità per farlo, non so la procura che cosa intenderà fare, non so oggi chi è titolato a decidere o meno, fatto sta che 8 anni fa come oggi questi signori si sono assunti la responsabilità di stare là dentro, convinti che l'atto politico fatto li garantisse da qualsiasi cosa, oggi hanno semplicemente acquisito la consapevolezza che stanno là dentro a loro rischio e pericolo e si hanno portato avanti tutte queste attività utili per il territorio, dobbiamo ringraziare loro, ma prendercela con tutti quelli che li hanno messi in questa condizione, perché se in quell'incendio fosse morto qualcuno o si fosse ferito gravemente
gravemente qualcuno. Non ne rispondevano sicuramente le associazioni, non ne rispondeva sicuramente il municipio, ne rispondevano tutte quelle persone che hanno firmato gli atti illegittimi, che hanno messo dentro a quell'immobile quelle persone, perché una custodia e guardiania ci può anche stare per evitare le occupazioni, e la custodia e guardiania significa che io controllo ma non entro e non svolgo attività. Attività è una responsabilità seria. Allora io ad oggi sono andata intanto dall'assessore Berdini che mi ha ricevuto e ho detto che voglio urgentemente un incontro con tutti gli uffici, con l'avvocatura, con chiunque è interessato per vedere cosa è fattibile o meno. Mi ha promesso, ieri ho incontrato pure la Musumeci che ero andata per i piani di zona e mi ha garantito che nel breve tempo possibile faremo questo incontro. Nel caso in cui non si può procedere al collaudo, perché loro dicono qualsiasi cosa, il mio secondo passo è fare l'esposto che doveva essere fatto 8 anni fa. Ok? E nessuno ha intenzione di cacciare fuori nessuno. L'amministrazione metterà bocca su quell'immobile nel momento in cui diventerà proprietà del patrimonio del Comune di Roma. E se oggi la legalità è trasversale, ma guarda caso non tocca mai il PD perché se ne tiene sempre lontano, forse il problema è vostro e non nostro. Grazie. Allora, procediamo adesso con la lettura dell'emendamento e la descrizione dell'emendamento. Allora, l'emendamento sono state fatte 10 copie prima e lo leggo, comunque è molto semplice, è una proposta di emendamento modificativo alla risoluzione avente come oggetto la risoluzione di cui abbiamo discusso, è inutile leggere il titolo, e si propone di modificare il testo della risoluzione nella parte del tenuto conto che, al secondo capoverso, dopo sono da ritenersi, come segue: sostituire il testo illegittimi con il testo non conformi alla normativa vigente. Immagino che dopo gli interventi che ci sono stati sia quasi superfluo dover spiegare e presentare l'emendamento. Comunque, da regolamento è prevista la spiegazione dell'emendamento, quindi se c'è un relatore che vuole spiegare il perché, benissimo, consigliere Giannone ha facoltà di parola. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, allora presentiamo questo emendamento allo scopo solo di favorire, diciamo, la comprensione del senso che suggerito dalla parola, appunto, illegittimità. Che non vuole assolutamente intendere, appunto, illegalità, in quanto sotto tale profilo, appunto, si esprime, come abbiamo sentito prima, nel merito la magistratura. Quindi intendiamo solamente precisare che, partendo dal pregresso di questa vicenda, sussiste una situazione di non conformità alla normativa vigente, proprio perché il municipio non ha la titolarità per operare così come è stato fatto. Siamo quindi coscienti del fatto che la situazione, per entrare nella nostra competenza, necessiti del collaudo delle opere oggetto della risoluzione, come abbiamo ben esplicitato fino adesso, e quindi con una successiva acquisizione a patrimonio comunale presa in consegna da parte del nostro municipio, in modo che comunque tali strutture possano essere rese alla cittadinanza per una loro fruizione attraverso, appunto, una procedura ad evidenza pubblica. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Diciamo solo una cosa, non abbiamo mai detto che noi non siamo favorevoli al bando e non siamo favorevoli a quelle procedure, anzi, però diciamo quello che purtroppo non è emerso è che cosa si fa nel mentre. Perché se è vero, e io non voglio entrare nemmeno nella disquisizione dell'ordinanza, cioè è legittimo, non è legittima, è stato fatto, non è stato fatto, quello di cui forse ci dovremmo preoccupare, e non so se questo cambio, diciamo, in corso d'opera aiuta a dire che non sono conformi alla normativa vigente, lo vogliamo tradurre dicendo non si chiamano illegittimi ma li chiamiamo illegali, diciamo, quegli atti, non lo so se sto semplificando troppo, però quello che veramente non si capisce è che cosa succede nel mentre. Sì, si fa l'esposto, insomma la Presidente ha detto quello che non è stato fatto, quello che non si deve. Quanti immobili ci sono purtroppo sul territorio della città di Roma, ma nel nostro municipio, che sono in questa situazione? Diversi. Quante volte si è pensato di procedere, ovviamente a fine
cioè per evitare che quella roba andasse in ammaloramento e quindi si disperdesse in realtà quel bene, si è cercato di intervenire anche facendo delle forzature, ma questo non lo so, tanto più se la Procura della Repubblica sta dicendo che c'è un'attenzione su questo aspetto. Quello che però io veramente non capisco è che se domani, legittimo o non illegittimo, conforme o non conforme, quel bene viene... però per favore posso finire? Allora, problemi sì, però mi deve aiutare Presidente, perché allora io l'aiuto, però la vorrei siamo in discussione dell'emendamento, allora lei sto parlando dell'emendamento, perfetto, quindi o voi capite o non allora posso lasciate finire l'intervento per favore. Sì, se il consigliere si scalda ogni volta e parlo io, le porte stanno qua, guarda quante ce ne stanno, non è che devi stare per forza in aula. Allora io dico, che cosa succede? Che cosa succede nel momento in cui quello che c'è al momento, no, è forse in una discussione, è abusivo, quindi quelle persone come se non ci fossero. Domani chi vigila su quel benedetto bene? Cioè l'amministrazione come fa a tutelarlo rispetto a delle possibili occupazioni potenziali, non lo so. Cambia il fatto che si possa definire oggi congruo o non congruo alla normativa vigente, oppure proprio in relazione a questo determiniamo uno stato di fatto che lascia anche questa amministrazione senza possibilità di intervenire? Anzi, tanto più se decidiamo che quelle cose non vanno più bene, quelle che facciamo cosa sono? Perché, non lo so, si può fare per esempio un bando per custodia e guardiania, non lo so, servono i soldi, immagino che non si possa fare, però è una soluzione a lasciarlo non in quelle condizioni, visto che stiamo discutendo del merito di chi ci stava là dentro e di come ce l'hanno messo. Quindi purtroppo, per quanto diciamo c'è un'intenzione di migliorare, a me non interessa quanto è legittimo, quanto non è legittimo, quanto è conforme o quanto non è conforme. Quello a cui però io non ho capito, e se c'è risposta questo forse me lo potete dare, che succede nel mentre? È possibile per questo emendamento la sospensione del Consiglio, 5 minuti. Scusate, perché in altre occasioni è stata fatta anche solo per voi, cioè per decidere tra di voi cosa dover fare, perché giustamente allora sì, chiedo sì. Come è stato fatto in quell'occasione, vorrei che fosse fatta in questa occasione, visto che è stato presentato oggi su un atto, cioè l'atto è principalmente dei 5 Stelle, l'emendamento anche. E abbiamo ricevuto. Allora, l'atto non mi sembra solo dei 5 Stelle. 5 Stelle chiaramente ci sono più firme perché sono più consiglieri, voglio dire, però mi sembra un atto che è stato firmato anche da altri. A parte questo, lei, la sua richiesta è assolutamente legittima e chiaramente è il Consiglio che decide, non sono io che deciderò. Prima di procedere però a questo, immagino c'era una richiesta di... Sì, il motivo della sospensione mi sembra di capire che è una richiesta di allineamento, giusto? No, scusate, mi è stato... per favore, sto parlando con la consigliera Cercone, vorrei capire il motivo della richiesta. Perché vorrei che valutassimo bene anche come opposizione quello che chiediamo, nel senso che... l'atto, noi abbiamo parlato finora, mi spiego solo per una cosa, solamente del centro civico, ma lì c'è anche un pallone in cui, appunto, proprio per questo però, noi sul pallone facciamo giocare a livello regionale e a livello nazionale dei campionati, quindi io oggi se vado a dichiarare illegale il bambino di 7... Lo ha già dichiarato. Vabbè, ci ho chiesto se si può fare o meno, punto. Ok, allora, sta diventando come al solito un dibattito, allora se volete veramente, per me la richiesta è legittima, se quindi siamo favorevoli, siete tutti favorevoli alla sospensione, si sospende. Andiamo in votazione per la sospensione? Allora, chi è favorevole a una sospensione di 5 minuti? Va bene, ok, si sospende.
Allora, si sospende per 5 minuti. Si riapre la seduta. Allora, siamo in discussione sull'emendamento. Ci sono altri interventi di altre forze politiche? Ci può essere un intervento a gruppo? Ci sono altri interventi? No, mi sembra che non ci siano altri interventi. Dichiarazione di voto sull'emendamento? Favorevoli? Allora, votazione. Siamo in votazione, siamo allora, in votazione. Non l'hai detto, siamo un attimo spiazzati. Allora, votazione. Favorevoli? Giuliano allora, e Cerconi. E Toti. Toti. E tutta la tutta maggioranza, compresa noi. Tutti, ma così, senza fare per nome, tutti, no? Contrari? Astenuti? Allora, contrari, Vitrotti. Sì, però andate con calma perché sennò facciamo che... Allora, favorevoli, allora adesso i contrari. I contrari possono di nuovo alzare la mano? Astenuti? Nessuno. L'emendamento viene approvato. Passiamo adesso, benissimo, approvata con 16 voti favorevoli, allora sì, allora 17 voti favorevoli, e 5 contrari. Adesso procediamo. Procediamo quindi con le dichiarazioni di voto sull'atto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Cerconi, sulla risoluzione. Consigliera Cerconi. Fratelli d'Italia voterà favorevolmente l'atto perché è quello che ci aspettavamo da tanto tempo. Io mi auguro che nel più breve tempo possibile venga fatto e controlleremo tutti gli step che verranno portati avanti dalla Presidente e dalla Giunta per arrivare a questo collaudo e per arrivare soprattutto ad un bando, ad un avviso pubblico che apra al territorio la struttura, ricevendo, e questo possiamo iniziarlo a fare già da ora, secondo me, nelle more del collaudo, quali sono le richieste dei cittadini, anche se in parte già le sappiamo, dobbiamo avere un processo condiviso che potrebbe essere anche insomma, un progetto pilota da portare anche su altre situazioni. Quindi io mi auguro che da domani ci mettiamo insieme seduti per un progetto condiviso. L'unica cosa, voglio fare solo una battuta su una questione che mi preme particolarmente, che è lo sport. Noi non abbiamo grandissime strutture sportive per quanto riguarda il municipio e effettivamente il pallone di Via Polia lo è stato per tanti tornei, anche per il torneo Appio, sono tornei che per chi fa sport sono molto conosciuti anche a livello regionale, quindi sono punti attrattivi. Io chiedo formalmente in questo caso di pensare bene ad una progettualità, perché lo sport deve diventare un pilastro fondamentale del nostro municipio, perché sport vuol dire tante cose, vuol dire anche legalità, e visto che all'interno di quel pallone poi sono state fatte, io non so se Presidente lei lo sa, sono state fatte anche la commemorazione di Stella Manzi, che è una bambina che è venuta a mancare a seguito di un incidente stradale, ma è stata investita. Io ci tengo particolarmente affinché diventi comunque quella struttura punto di riferimento e quindi chiedo che sia portato avanti un processo di collaborazione. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliera Vitrò, prima... Allora, consigliere Toti. No, rispetto a quello che ha detto la Cerconi... sono d'accordo, delle cose importanti che si sono svolte finora all'interno di quel pallone, voglio dire, è un momento importante dello sport del municipio, dobbiamo renderlo ancora più importante da quel punto di vista.
quello che, e l'avevo detto anche nel passato, nell'altro mio intervento, un discorso fatto anche sulle associazioni presenti. Dico, oggi è un momento importante, come ho detto in precedenza, perché iniziamo un iter che poteva, io lo ribadisco, iniziare già nel passato, ma non è iniziato. Ho chiesto in commissione alla Presidenza un atto politico forte, perché forse la politica è mancata nel passato rispetto a questo punto, perché un atto politico forte, ho chiesto il coinvolgimento infatti dell'assessore, ma soprattutto anche del sindaco rispetto a questo, perché io capisco tutte le difficoltà che ci possono essere rispetto a un collaudo parziale. Ecco, la volontà politica ci deve essere forte, Presidente, perché i cittadini vogliono fortemente che quella realtà cominci a funzionare bene e in modo regolare. Rispetto al discorso che ha già fatto comunque la Presidente, nessuno sta togliendo nessuno e noi non possiamo togliere e non possiamo mandare a casa nessuno. Oggi come oggi io penso che solo la Procura può fare un discorso del genere, oggi come oggi. Però noi vogliamo che torni la regolarità, perché la regolarità per noi non c'è stata. La regolarità significa che si va a bando e il prima possibile, ecco perché ho detto un atto forte politico da parte di questa maggioranza del municipio, si va perciò a bando e quelli che ci sono parteciperanno al bando e se vinceranno chiaramente saranno bene accolti, perché saranno loro poi a gestire il nuovo centro di Via Polia. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Vitrotti. Abbiamo già detto durante la discussione come Partito Democratico che siamo favorevoli a quello che questa risoluzione chiede nella sua parte finale, quindi come si deve procedere e poi appunto un bando che possa dare, anche se poi lì viene specificato funzioni sociali, insomma senza darne una, diciamo senza entrare nel dettaglio, però al di là di questo, questo è un atto che rimane con un vizio di forma importante. In più, dalla discussione è emerso anche che noi nelle more non possiamo proprio fare niente e quindi a questo municipio e a questa amministrazione oggi diciamo resta un problema in più invece che andare verso una risoluzione di questo che viene definito un problema aperto su questo quadrante del territorio. Purtroppo invece di andare nella direzione di una risoluzione del problema aggiungiamo un ulteriore problema. E io penso che sia esattamente quello che un'amministrazione attenta al territorio non dovrebbe fare, dovrebbe accompagnare un processo, non dovrebbe scaricare un pezzo di quella cittadinanza che in un modo o nell'altro si è preso in carico un bene importante. E se da domani quel bene importante per quel territorio, e non lo dico io perché ce ne sono tanti altri su questo municipio e sono tantissimi quelli che dovremmo difendere con la stessa forza forse, però non possiamo dire allora lo sport sì e tutto il resto no, perché quello è stato un momento, diciamo, in cui una parte di quella cittadinanza si è ritrovata e l'ha difeso anche con le unghie e con i denti. Però oggi lasciamo aperto un vulnus importante e se oggi quel vulnus invece di risolverlo lo diciamo ce ne laviamo le mani e quindi me ne frego, io al me ne frego dico sempre che invece me ne occupo, non me ne frego, perché non mi, diciamo, culturalmente diciamo, non mi appartiene. Detto questo, penso che non abbiamo dati certi, non abbiamo tempi certi, nelle more delle procedure non possiamo fare assolutamente niente, così ci è stato detto, quindi mi chiedo, e forse occorrerà fare diciamo, o una commissione o atti conseguenti che vadano verso la direzione di un monitoraggio di quello che state diciamo, oggi approvando, per ritrovarci magari trovo tra qualche tempo, non so, forse punto da capo, con un problema in più, ripeto. Poi possiamo fare tutti i tavoli che ci pare, possiamo incontrarli anche dopo quelle persone, però oggi gli abbiamo detto una cosa importante, gli abbiamo detto forse, siccome l'AVE ci hanno messo, siccome io non c'ero, siccome io non me ne voglio occupare, siccome io cioè la Procura della Repubblica, forse ho fatto anche un altro abuso, esattamente come l'avevano fatto quelli che dite voi.
Mi dispiace per questo constatare che la volontà di risolvere il problema non c'è e il Partito Democratico per questo voterà contro. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Sì, consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora qui ovviamente nessuno scarica nulla, nel senso che poi l'incontro con l'avvocatura serve proprio per capire cosa fare e questo è a tutela di tutti i cittadini. Quindi capire come si può agire. Per il resto la Presidente Lozzi ha fatto una disamina, ha spiegato, ha fatto un excursus, per me è abbastanza chiaro, ne abbiamo parlato, lei ha anche approfondito i vari temi e anche la natura dell'intervento della magistratura, eccetera. Il Movimento 5 Stelle è chiaramente favorevole a questo atto e voterà pertanto sì. Grazie. Mi sembra che siano stati fatti tutti gli interventi. Passiamo quindi alla votazione dell'atto. Favorevoli? Contrari? Ciancio vota, Ciancio. Astenuti? Nessuno. Quindi sono 19 voti. Sì, la risoluzione viene approvata con 19 voti favorevoli e 5 contrari. Ultimo, sì. Mi fanno notare che c'era richiesta di un intervento, sì, c'è richiesta di un intervento da parte del pubblico, se ci permettete di discutere solamente un punto che è molto breve, l'approvazione dei verbali, poi lasciamo la parola, okay. Procediamo all'approvazione dei verbali e poi lasciamo la parola all'intervento. Sì, ok. Allora, visto che i verbali come da regolamento erano disponibili e depositati presso l'ufficio consiglio e sono stati lì per poter essere visionati, si intendono quindi approvati e stiamo approvando i verbali delle sedute del consiglio numero 14, 15 e 16 che sono relativi alle sedute del 13 settembre, del 29 settembre e del 6 ottobre del 2016. Chiudiamo il consiglio in modo che possiamo tranquillo. Sì? Sì, a che ora è? Le 10:10. Le 17:10. Le 17:10. Chiudiamo il consiglio in modo che liberiamo così la segreteria, però ci terrei ad ascoltare l'intervento di chi l'ha richiesto, quindi chi era il richiedente? Sì. Sì, voi volete parlare? Sì. Allora, fa un po' strano qua, scusate, non c'avevo né il discorso preparato. Devo stare in piedi? Scusate. No, no, va bene così com'è. Non avevo il discorso preparato, però io faccio parte delle associazioni che si sono occupate del centro civico fino adesso. E non abbiamo parlato prima, forse avremmo dovuto farlo, però penso che la votazione sarebbe andata nello stesso modo, però penso che voi siete amministratori di questo posto, di questo territorio, e è giusto che vi rendiate conto che secondo me ci sono delle grosse contraddizioni su questo territorio, evidente sia a carattere legale, perché questo forse ne può essere un esempio, infatti stiamo ancora disquisendo se in 10 anni è il caso o no di finalmente che il Comune prenda in carico un posto come questo. Vi faccio presente che noi personalmente, visto che siamo frutto di questa ordinanza, che nelle more, quindi in un carattere totalmente temporaneo, ha gestito questo spazio e
penso che adesso vedremo il modo di come continuare a gestirlo questo spazio, però lo ha fatto sempre chiedendo, e abbiamo protocollato tantissimi atti in questo municipio, siamo andati al comune, siamo andati all'assessore al patrimonio, siamo andati in un sacco di posti per chiedere che questo posto si concludesse un iter legale di questo posto, quindi noi da questo punto di vista ci trovate più che d'accordo con quello che la risoluzione propone di fatto, no? Perché è giusto che sia così, anche perché la temporalità di una gestione è una cosa molto complicata, non c'ha prospettive, non c'ha delle grosse complicazioni. Poi noi l'abbiamo fatto, perlomeno per quanto riguarda il centro civico, totalmente a carattere volontario, ma anche il pallone si è speso molto per quel posto, quindi credo che apprezziamo che qualcuno ci dica che non è colpa nostra di quello che sta succedendo e vorrei ben vedere, però vorremmo che lo sforzo che abbiamo fatto fino adesso per tenere questo posto in piedi, per far sì che questa socialità che si è creata là dentro, ci piacerebbe che veniste tutti quanti a vedere lì che cosa è oggi questo posto e vedeste solamente le foto di quello che era prima che fossimo lì e immaginaste solo per un attimo che cosa può significare per il quadrante statuario Capannelle avere un vuoto urbano, un quadrante che non c'ha collegamenti con altri posti del territorio, perché è tagliato da via Appia, dai parchi, cioè un posto sui generis, diciamo, no? Quindi ha delle caratteristiche specifiche, creare un vuoto urbano lì a livello sociale, oltre che per il danno erariale, è un problema a cui secondo me questa amministrazione deve tenere conto, perché nel momento in cui cioè, ho capito, è chiaro, evidente che voi volete dire noi non avremmo firmato quell'atto perché secondo me noi non doveva essere fatto in questo modo, chiarissimo. La situazione però è questa, noi cittadini del vostro scontro politico ci interessa fino al punto in cui questa cosa incide sulla nostra gestione del territorio che viviamo tutti i giorni e quindi ci aspettavamo forse una considerazione in più su quello che veramente sta per succedere oggi e questo è quello che poteva determinare questa risoluzione firmata oggi così, perché noi ci saremmo aspettati che, cioè, a quanto ho capito la Presidente non voleva farla e non l'avrebbe fatta forse formalmente, diciamo, anche se le diverse dichiarazioni erano di fatto su questa linea, no? Voi dichiarate che questa cosa era illegale, però noi fino adesso in ragione di quell'ordinanza non era conforme, ok. Perché l'illegalità poi la stabilita. No, nel senso, volevo dire, noi appunto, proprio questo è il senso, cioè, in ragione... Ok, perfetto. Ma... No, ma io ne faccio un discorso, cioè io ne faccio un discorso di quello che succede a noi, perché io so quello che è successo a noi, in questi anni sono venuti... A controllare quello che facevamo in questo posto, che badate bene non c'ha l'iter tecnico amministrativo concluso, ma l'iter del collaudo ce l'ha, tecnico parlo, statico, strutturale, la presentazione delle certificazioni, cioè, certo, chi l'ha preso in carico non era titolato a prenderlo, però di fatto questo bene esiste e voi lo dovete tutelare, cioè noi ci aspettiamo che voi lo tuteliate e così. No, l'atto dice che voi farete in maniera tale che si concluda l'iter amministrativo e tecnico e legale, quindi tutto questo è giusto. Che succede in questo mezzo? Perché noi sono 10 anni che stiamo aspettando questa cosa. In questi 10 anni che cosa? L'incontro con l'avvocatura. Io ho chiesto l'incontro con gli uffici e con l'avvocatura, perché l'avvocatura, analizzando perché pure Cerquoni faceva presente delle cose tecniche per cui l'amministrazione potrebbe già essere proprietaria. L'avvocatura, che paghiamo fior fior di milioni, serve
proprio a questo, perché mentre gli uffici faranno l'iter tecnico-amministrativo, noi all'avvocatura possiamo dire, sulla base di questa situazione, come ci possiamo muovere. Perfetto, sono contentissima, però mi sarebbe piaciuto. Dopodiché, in 7-8 anni, voi state uguale ad oggi, cioè sì, perché se là dentro succedeva qualche cosa. Il PM ancora non l'ha dichiarato. E allora il PM dichiara i reati se l'atto amministrativo non conforme ai regolamenti dell'amministrazione può configurare un reato. Il PM dichiara il reato, l'amministratore può dire che un atto non è stato emesso conformemente alle norme amministrative vigenti, sono due cose diverse. Okay, se poi voi volete fare tutta un'unica cosa è un altro discorso. Io non voglio fare tutta un'unica cosa, semplicemente è questo. Noi ci troviamo, perché sembra che noi stiamo a dire che siamo delinquenti. Sto ringraziando per ciò che avete fatto, ma se la vostra paura è nel mezzo, la vostra paura doveva essere dal 2008 a oggi e nel futuro, finché non diventa una prassi normale. Abbiamo cercato, capito? Di far sì che questa prassi normale fosse portata avanti. I motivi per cui non è stata portata avanti, per me, visto che delle opere a stralcio di cui si parlava, me ne aveva parlato anche la Fantino, me ne hanno parlato altre 150 persone, non riesco a capire perché non si vada a quadrato di questa situazione. Per me è assurdo. Però siccome sul territorio ce ne stanno altre 100.000, tanto assurdo diventa realtà invece di assurdità. No, loro non hanno detto che mancano i soldi. No, è così, perché l'opera scomputo vale 1 milione, se tu fai 600. Ho capito, quindi non acquisisci neanche quei 600 e non ci poniamo di fronte al problema del fatto che abbiamo un ulteriore danno, quindi oltre ai 1.000 manca, invece dei 400 ne manchiamo 100, 1.000. Lo fa a stralcio, intanto acquisisci quello e poi che è quello che ha detto la Presidente. Cioè lei sta quello che dice lei è quello... Io comunque pongo un problema politico in tutta questa cosa. Cioè io non metto in dubbio che... Non saranno fatto fino adesso niente perché la politica non è intervenuta con forza. Io spero che le cose cambiano, però non vi si passa a varie, per cui permettetemi il beneficio del dubbio, scusate. Il beneficio del dubbio. Quindi la domanda a questo punto però rimane questa, e la pongo a tutti questa, che in parte l'hanno posta pure altre persone. Cioè io mi sarei aspettata che, di fronte al fatto che stiamo ancora cercando di capire che cosa si può fare, forse si poteva aspettare a capire, aspettare nel senso, cioè capiamo come possiamo muoverci, come possiamo tutelare queste persone. Non si può fare niente, noi dobbiamo lasciare, quindi voi siete impotenti di fronte al fatto che un bene che attualmente quasi al 100% non è andato nella procedura di fallimento, perché il curatore fallimentare c'ha un'ordinanza che secondo voi è illegittima, che però dichiara che quel bene è stato acquisito dal municipio, ok? Quindi non se l'è messa non è andata a finire la procedura di fallimento per questo motivo. Oggi il curatore fallimentare non lo so cosa fa. Non interessa niente a nessuno questo? Non interessa niente a nessuno di quello che succederà alle associazioni che stanno lavorando là dentro? Noi abbiamo chiesto, quando siamo venuti la prima volta qui, abbiamo chiesto, noi abbiamo cercato, quello che abbiamo chiesto qui, perché noi siamo venuti prima di tutta questa bagarre a parlare con la Presidente per sapere quali erano i suoi indirizzi, visto che è il nuovo amministratore di questo territorio, e gli abbiamo chiesto... E le abbiamo chiesto proprio come ci poniamo, cerchiamo di mantenere una continuità nella gestione di questo posto, affinché anche se siamo perfettamente se non si è arrivati all'acquisizione finale, non ci sia un ulteriore danno per quello che è fino adesso in essere, che sia mantenuto, che abbia valore, che non si perda tutta l'esperienza che c'è stata. Questo abbiamo chiesto. Abbiamo chiesto che prima si faceva l'acquisizione, poi si andava a bando, e se magari ci volevano non si sapevano tempi certi per andare a bando, noi ci saremmo trovati nella situazione in cui questo posto di nuovo rimaneva nel limbo. Cioè, voi da un punto di vista legale non approvate quello che è successo? Benissimo, però da un punto di vista politico questo spazio esiste e fino adesso è stato mantenuto grazie a una situazione che c'è. Quindi c'è un'incongruenza per voi? Accettiamola come incongruenza legittima, però che cosa succede poi? Vogliamo guidare questo posto in maniera tale che non sia abbandonato anche da voi come istituzioni, e che noi un'altra volta, come dite voi dite che ci hanno preso in giro prima,
e un'altra volta ci troviamo nella situazione di doversi sostituire a qualcuno che 10 anni fa non si è preso carico di questo posto. Io penso che come amministrazione ne dovreste farvene carico. No, perché voi non siete venuti, io sinceramente sono venuta qui a parlare con la Presidente, appena abbiamo chiamato ci ha ricevuto, però non c'è nessuno che è venuto da noi a dirci: guardate che la situazione vostra è questa, fatemi vedere che state a fare qua dentro, questo posto dovrebbe essere un bene del comune in seguito, un posto che gestiremo anche noi. Cioè, secondo lei io leggo che un posto non è neanche circolato. Ma lei normalmente... Non è un collaudo tecnico, bisogna essere coscienti delle cose. Un conto è il collaudo tecnico amministrativo, un conto è il collaudo strutturale, statico e degli impianti. Cioè, sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Quindi, voglio capire, voi ci state chiedendo di fare un illecito. No. Io vi sto dicendo, prendetevi la vostra responsabilità, vi siete messi lì. Cioè, avete di fronte una situazione incoerente? Bene, è incoerente, però dobbiamo trovare il modo di uscire dal bando della matazza. Il bando della matazza è che legalmente fai questo, ma nel frattempo che succede? No, vi dico che state creando un vuoto, voi non ve ne rendete conto. State creando un vuoto perché a noi ci avete creato un vuoto e voi questa cosa ve ne dovete rendere conto. Scusa, ma infatti il vuoto già c'era. Il vuoto c'era. Allora, questa cosa la dite voi, ok? A me va bene. Sono venuti i vigili, i sommozzatori, la guardia di finanza, tutti sono venuti dentro a quel posto, ok? Per controllare quando c'erano le attività che le cose fossero fatte in un certo modo. In ragione di quell'ordinanza che voi dite che oggi non ha valore, in ragione di quell'ordinanza, noi... Io non faccio l'avvocato, io faccio l'architetto, vi posso parlare del collaudo tecnico amministrativo, ma non di quello. Lo so, però allora c'è una... Secondo me io vi sto ponendo un problema. Che cosa succede alle associazioni che fino adesso sono state lì e che in forza di quel l'atto sono anche riuscite a fare delle gare regionali, hanno partecipato a tutta una serie di cose, come succede per il pallone. Questa domanda. In forza di questa cosa hanno partecipato a bandi, in forza di quella cosa hanno partecipato. Tutte queste domande che lei sta facendo, mi scusi se la interrompo, sono legittimissime, sono assolutamente legittime. Le dovevate fare prima e magari rivolte niente. Da un'altra parte. Ah, Valè, mi fai ridere, là dentro ci avete passato 8 anni con una consigliera che ha chiacchierata del territorio, Cristo santo. Ma volete chiedere a lei perché non ha fatto questo cazzo di collaudo? Scusate, in 8 anni si è chiuso il consiglio. Ci siete passati tutti e là quando la Cerconi dice un vuoto, chi l'ha detto? Un vuoto istituzionale. Là c'è stato un'iperpresenza istituzionale che ha creato sto problema. Un'iperpresenza istituzionale. Voi non la pagate, voi come avete fatto ieri? Fate domani, chiamiamo il curatore, andiamo insieme, il curatore me lo dà a voi. Questo già sarebbe un'altra cosa. Andiamoci! Andiamo dal curatore. Andiamo dal curatore e gli diciamo: guardi, siccome l'amministrazione gli atti che ha fatto, anche se lei pensa che sono legali, non sono legali. Andiamo, però io nelle more lo affidiamo prima. Alle associazioni, ok? Facciamo così. È questo che sto chiedendo, io non so neanche se lo posso fare, ma che scrivo? Valeria, io andrò a fare tutti i passi possibili garantendo che nessuno sarà lasciato da parte. Ho sentito queste persone più volte di quanto ho sentito tutti e 307.000 cittadini di questo municipio. Quindi significa che mi interessa tutelare quel bene, se no gli avrei chiuso le porte come la Fantino e non ci saremmo più visti. Posso dire, è una